prima di iniziare ritengo che sia doveroso anche dalla parte del Consiglio Comunale prendere atto e quindi la solidarietà e il ripudio alla guerra, quello che sta succedendo in Ucraina. Noi come giunta abbiamo già avviato quindi un atto deliberativo dove abbiamo dato la massima solidarietà, il ripudio alla guerra, di tutti i tipi di guerre, ma ancora di più questa che stiamo vivendo in questi giorni, dove chi vuole prevaricare, chi vuole far valere la propria verità con le armi, specialmente in questo popolo, quindi una guerra fratricida che non è assolutamente concepibile e ammissibile. Quindi io chiedo al Consiglio Comunale tutto di Chiaravalle se possiamo avviare anche un atto deliberativo in modo unanime da parte di tutti quanti al ripudio della guerra e solidarietà al popolo ucraino tutto. Quindi se voi siete anche d'accordo su questa linea, è giusto anche sentire il pensiero vostro, facciamo questo atto, anche se non è nell'ordine del giorno, è un atto, ritengo, doveroso da parte di tutti quanti noi, perché ancora le notizie che stanno arrivando sono ancora più drammatiche. L'Italia è stata anche considerata tra le nazioni contro, e il discorso che proprio in queste ore le nazioni, oltre l'Ucraina, che si vedono anche loro oggi colpite da minacce, e che quindi ci fa capire che sicuramente non è solo quest'atto all'Ucraina che oggi si sta portando avanti, ma si sta portando avanti un qualcosa contro la libertà dell'Europa tutta, e noi questo non lo possiamo assolutamente tollerare e accettare. Quindi, riproponendo anche per quanto riguarda l'atto che noi avevamo assunto, facendolo anche nostro come Consiglio Comunale, esprimendo la ferma condanna per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, per i bombardamenti, e la solidarietà da parte di noi tutti al popolo, alle mamme, ai figli, a chi oggi è lì e sta combattendo per la propria libertà. Siete d'accordo? D'accordo? Quindi facciamo, possiamo richiamare che poi... L'unica cosa che non, se possibile, esprimere un pensiero, che non siamo riusciti a comprendere come mai, mentre in tutti i comuni d'Italia è stato fatto un atto da parte del Consiglio Comunale, qui si è preferito fare un atto con una delibera di giunta senza invece coinvolgere su una questione di importanza, come giustamente ha detto poc'anzi il sindaco, collettiva, e il massimo consesso che è il Consiglio Comunale, che rappresenta un'intera comunità, perché la giunta rappresenta solo una parte della comunità caravallese. Solo questo, giusto per... L'atto fatto dall'amministrazione Donato, anche con l'atto deliberativo, ritengo che è stato il primo atto a livello nazionale di solidarietà e sostegno al popolo ucraino. E ritengo ancora di più, dalle manifestazioni e dalle decine, centinaia di email inviate in questi giorni, era un momento, quello lì, immediato di intervento, di sostegno, ma anche e soprattutto per poter dare alloggio a chi da quella nazione si vedeva costretto in quel momento di doverla abbandonare per trovare rifugio. Quindi ritengo che il tutto era organizzato per il primo consiglio utile è stato questo, e non ci sono stati dubbi nel portare la voce unanime di tutto il popolo chiaravallese a sostegno di questa solidarietà, di questa ripudiare la guerra. Quindi ritengo che non serve a questo punto fare anche su questo tipo di discorso polemica, se perché oggi e non prima, perché prima e non oggi. È stato fatto, Chiaravalle non mena vanto che è stato Mimmo Bonato a dare solidarietà, ma è stata Chiaravalle tutta a dare quel segnale in quel momento, era domenica, quel momento così drammatico che stavamo vivendo. Oggi c'è stata questa occasione del Consiglio Comunale e ritengo il fatto stesso di dare questa opportunità, perché è giusto che sia così, a tutti quanti noi, bisogna solo prenderne atto e andare avanti su questa
sulla scelta del sindaco non c'è nulla da dire, non era per fare polemica, però non doveva essere un'occasione, doveva essere convocato un consiglio comunale. Abbiamo convocato, ci c'è e ci siamo. Primo punto dell'ordine del giorno, primo punto dell'ordine del giorno, verbali sedute precedenti, sono state depositate, è stato presentato qualche obiezione, qualche considerazione, niente, quindi prendiamo atto del deposito dei verbali della seduta precedente. Prima del primo punto, questo? Sì. No, il primo punto diventa la delibera della guerra, poi il punto del verbale sotto precedente. Abbiamo un po' sposto il numero, la numerazione. Quindi, allora, per quanto riguarda il secondo punto, approvazione convenzione ex articolo 30 per la costituzione dell'associazione. No, verbale seduto precedente. Vabbè, è il terzo, questo. No, allora sul verbale ci sono delle integrazioni che devono essere. Però scusate, allora. Diciamo come funziona il consiglio comunale. Perché l'altro giorno pensavo di essere stato chiaro quando vi ho indicato qual era l'argomento. Quando uno oggi si trova in consiglio comunale per la presa d'atto del deposito, e ce lo siamo detti anche l'altro giorno perché già volevate avere il verbale di questa seduta, e vi diceva era impossibile poterlo avere. È impossibile, ma ce l'abbiamo avuto. E non lo puoi avere, oggi ce l'hai il verbale. No, ce l'abbiamo avuto. Di che cosa? Il verbale della seduta precedente. Allora, noi prendiamo atto dei verbali che sono tutti gli atti deliberativi che abbiamo fatto la scorsa volta. E io vi ho detto in quell'occasione, se c'è qualche obiezione, nel senso che io ritengo che in qualche atto deliberativo ho fatto una dichiarazione che non me la vedo pubblicata o non correttamente riportata, prima del Consiglio Comunale vi recate presso il segretario, evidenziate questo tipo di discorso da potersi prendere. Questo qua diciamo, funziona in questo modo. È chiaro, oggi voi avete evidenziato determinate situazioni, per la prossima volta però cerchiamo di essere ossequiosi di quelle che sono le regole giuste nel dover poi affrontare. L'altro giorno il verbale non c'è stato consegnato, quindi non potevamo sapere qual era il contenuto, lo apprendiamo oggi di fatto. Quindi il contenuto del verbale noi non lo potevamo sapere quel giorno qual era. Non ce l'hanno dato. Poi nel momento in cui noi abbiamo letto il contenuto del verbale abbiamo visto che c'era una discrepanza. Fate confusione, questo qua è il verbale del primo punto dell'ordine del giorno dell'altro consiglio, esatto, che riportava quello che nel consiglio precedente ci eravamo letto. Dalle dichiarazioni è emerso che non c'è un'incongruenza con quello che abbiamo dichiarato e quindi chiediamo che venga integrato solo questo, null'altro. E questo è il verbale. Allora, giusto per non capirsi male, verbale sedute precedenti, presa atto deposito, sì. Ci stiamo riferendo al consiglio dell'altra volta, quindi tutti i documenti ufficiali emessi, incluso il verbale della seduta, giusto? Sono d'accordo? Noi abbiamo preso visione del verbale della scorsa seduta e riteniamo che ci sia da fare dell'integrazione. Tutto qua, nulla. Alla 28 quale dichiarazione avete ricevuto? Allora, per quel che riguarda me è stato inserito un passaggio parlando di incandidabilità, ma io ho parlato di ineleggibilità, perché l'incandidabilità è in mano ad altri enti preposti. L'ineleggibilità, dove il Consiglio si è dovuto esprimere e non è stata espressa, non c'è stata espressione, quindi cambia sostanzialmente. L'ineleggibilità o l'incandidabilità? Ineleggibilità si fa esattamente incandidabilità. Ok. Perché lì il Consiglio ha competenza sull'ineleggibilità. Quindi ha fatto questa dichiarazione. Sì. Per quanto riguarda il mio è sempre stato solo riportato la condanna al gesto che è stato perpetrato nei confronti della panchina, ma il mio discorso era molto più articolato, io per una questione di celerità l'ho predisposto per iscritto in modo tale che senza che faccio perdere tempo al segretario.
senza le correttore, lo acquisiamo a verità. Sì, sì, senza trascrivere il tutto. Quindi con queste due indicazioni la votata all'unanimità, il punto numero due. Ma per evitare, ecco, diciamo, in futuro questo tipo di ambiguità, i verbali ci devono essere dati. Sono pubblicati. Sono pubblicati. Dobbiamo leggere lo statuto, poi però quel giorno, tu ti ricordi, sindaco, e quando eravamo da Enzo Iozzo, no? L'avete mandato a pagina che non c'era niente. Non c'è il verbale, non ci può essere della seduta scorsa, c'è il deposito dei verbali di tutti gli atti che sono stati assunti la scorsa volta e sono stati pubblicati. Quindi il verbale oggi, il primo punto, lo produce oggi un verbale che dice: non approviamo gli atti della seduta precedente perché dobbiamo integrarli con queste. Nella prossima seduta noi ci ritroveremo qui con questo camicia vuota, con l'approvazione del deposito degli atti che della giornata no, di oggi. Siccome sono pubblicate, scusate per le cose, sono pubblicate, vediamo di pubblicare in fotocopia, cosa vuol dire per trovare anche in fotocopia anche per sì, nella però sono pubblicati, sono pubblicati, gli atti che sono pubblicati non ha senso immaginare il verbale come un verbale unico della ogni atto c'è un verbale, immaginare il verbale di ogni sito e c'è pubblicato. Questa camicia oggi vuota sarà riempita da oggi da un verbale che dice che sono stati approvati tutti con queste correzioni. Al prossimo Consiglio Comunale troveremo questa camicia sempre vuota che dirà approvazione, deposito verbale e dicendo. E in quel caso voi vi potete riguardare se nel punto 2 della giornata sono state riportate, se no dite no, dobbiamo ricorreggere e si ritorna alla Camera. Allora, segretario, sempre per il punto 1, io invece avevo mandato la PEC sì. Per allegare la dichiarazione. Sì, la dichiarazione. Sì, esatto, se non, perché non l'ho trovata sul... Nell'originale c'è, nell'originale c'è. Vabbè, io ho mandato comunque la PEC. Della conclusione del gruppo consigliere. Sì, perché c'è la PEC, se non ci sono io non c'è. Ok, quindi... Il secondo punto diventa il terzo. Approvazione convenzione ex articolo 30 per la costituzione dell'associazione tra comuni ai fini della partecipazione alla procedura per la richiesta di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volte alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Allora, che cosa? Allora, questa convenzione che andiamo oggi a sottoscrivere, ad approvare, che cos'è in sostanza? Abbiamo l'opportunità praticamente con i finanziamenti del PNRR ad avere dei finanziamenti per quanto riguarda il tessuto sociale, quindi per la rigenerazione. Questi qua sono dei finanziamenti che vanno per più anni, quindi già noi abbiamo per il 2021, per il 2022, vanno di volta in volta, di anno in anno, ad aumentare anche gli importi necessari per poter essere a livello contributivo di finanziamento. Questo bando che cosa prevede? Prevede che possono partecipare i comuni con meno di 15.000 abitanti, però in forma associata per essere più di 15.000 abitanti, quindi possono partecipare tutti i comuni che hanno meno di 15.000 abitanti, però si devono mettere in forma associata per superare i 15.000 abitanti. Quindi questo che cosa comporta? Comporta la necessità di potersi associare più comuni per poter arrivare a questo valore minimo dei 15.000 abitanti. In questo caso abbiamo avviato degli incontri con i comuni, innanzitutto quelli della Valle del Lancinare, quindi quelli che partono da Soverato per arrivare fino a Serra San Bruno. Abbiamo cercato di dare un senso quindi
della vicinorio e confinante dei vari comuni per cercare di arrivare a questo numero minimo, quindi dai comuni di Gagliato, Augusto, Chiaravalle, Cardinale Torre, San Vito, Cenati Centriche, Olivali, e non si arrivava a 15.000 abitanti, quindi ci siamo dovuti poi un po' di più allargare per arrivare fino a Capistrano, che confina anche con noi. Continuava a non essere sufficiente neanche questo numero per poter arrivare quindi dall'altra parte, quindi dal versante di Palermiti, continuava a non essere ancora un numero sufficiente e quindi arrivare a questo punto sulla costa, quindi un comune confinante con noi, in questo caso con Cardinale, e parliamo di San Sostene. Alla riunione hanno preso parte anche altri sindaci, da Soverato a Davoli a Satriano, però era importante creare un'associazione di comuni che non ci faceva andare molto oltre i 15.000 abitanti, per il semplice motivo che i finanziamenti che vengono dati non superano i 5 milioni di euro. Quindi è chiaro che questi 5 milioni di euro, se li ripartisci a 15.000 abitanti, hanno un valore; se li ripartisci a 20-30.000 abitanti, diminuiscono. Quindi a questo punto era importante arrivare a questo valore dei 15.700 e qualcosa. Così è stato fatto, e quindi è importante costituire questa associazione dei comuni per poter aderire e partecipare a questi bandi per quanto riguarda la rigenerazione urbana. Quindi questa è una convenzione che sottoscriviamo tutti questi sindaci di questo, che noi approviamo perché deve essere approvata dal Consiglio Comunale, e che poi ci porterà innanzitutto al comune di Chiaravalle ad essere comune capofila. Quindi è colui che è in sostanza quello che avrà il compito un po' più gravoso rispetto a tutti gli altri, perché accentrerà tutto quello che riguarda proprio le procedure, che possono essere quella della parte come ufficio tecnico in modo particolare, per la gestione totale di questi progetti che verranno fatti. Quindi in realtà è una convenzione tipo che viene fatta proprio in virtù di questa necessità a dover raggiungere questo numero di abitanti dei 15.000 abitanti. Quindi i comuni siamo questi, c'è questo accordo da parte di tutti quanti, e la cosa importante è che tutti dobbiamo poi contribuire a portare avanti queste progettazioni ancora di più. Perché? Perché vedrà gli uffici tecnici in forma veramente importante per il lavoro che gli spetterà, e chi è tecnico sa che cosa può significare andare a gestire per 11 comuni tutto questo tipo, questa mole di lavoro. Sicuramente in questa forma associata anche gli altri comuni, dove hanno la disponibilità di uffici tecnici, a sostegno anche del nostro, per poter aderire, partecipare, sperando soprattutto di poter averli questi finanziamenti che sono così importanti, perché arriviamo addirittura dal 2021, non vorrei sbagliare, al 2034, quindi ogni anno sono sempre più finanziamenti che possono arrivare da noi. Quindi era importantissimo aderire. Non vi nego che molti comuni non è facile raggiungere i 15.000 abitanti. Molti comuni oggi si vedono soffocati perché hanno difficoltà a potersi aggregare, e addirittura rischiano di andare anche oltre i propri confini, snaturando il contesto proprio del tessuto del proprio territorio, andandosi ad associare con comuni che non hanno niente a che fare con quel contesto di vicinanza, e quindi di uniformare gli eventuali progettazioni. Quindi noi ci siamo riusciti perché siamo partiti molto tempo prima, e in virtù proprio del fatto che la pre-informatizzazione degli atti e tutto il resto ci ha portato ad essere forse una delle prime aggregazioni che si sta costituendo. Quindi questo qua è il motivo di questa convenzione che dobbiamo oggi approvare e poi portare avanti. Allora, leggendo, se posso? Sì, no, vai. Leggendo un po' questa convenzione, effettivamente quello, il dato che un po' mi ha colpito è appunto vedere comuni che in qualche modo sono molto lontani da noi, no? Come
appunto come San Sostene, non ne capivo la motivazione. Oggi la motivazione spiegata ancora di più si capisce quanto in qualche modo drammatica sia la povertà abitativa, no? di tutta quest'area delle preterre, che ha visto uno spopolamento addirittura che prevede di dover unire 11 comuni per poter raggiungere 15.000 abitanti. Quindi questo dato in qualche modo fa gravare ancora di una forte responsabilità nella gestione di questi fondi. Quindi ben venga se si pensa di adottare una strategia comune, ben venga se lo si fa nello spirito di riuscire a mettere in campo delle iniziative che possano in qualche modo riprendere questi territori. La domanda che mi viene è se avete in qualche modo ragionato anche con gli altri sindaci poi sull'effettivo incidere, no, di questi finanziamenti, come si porrà il Comune di Chiaravalle nel momento in cui dovrà metterli in campo da comune capofila. E invece un aspetto tecnico, perché ho visto la tabella allegata, però non c'è per ogni colonna la spiegazione, quindi volevo giusto capire perché ero andata ad intuito. Nella seconda colonna troviamo gli abitanti, dopodiché abbiamo parlo ai tecnici no, perché cioè non aveva senso questo elenco. Non capivo che cosa era la curiosità mia, cercate di capire, no? Perché abbiamo i comuni nella prima colonna, poi abbiamo il numero di abitanti, sì. Poi abbiamo sicuramente un indice di incidenza, ma di che indice no, quindi mi dicevo qual è questo qua. Poi sicuramente la dotazione finanziaria, poi si ripete un 15.730 che dovrebbe essere il numero di abitanti totale, visto totale che l'avevi appena oltre menzionato. 15.000. Poi c'è un altro 317,55 sì. In termini di euro e così. Cioè, guarda, allora la spiego velocemente. Certo. Non aveva senso questa lettera. Allora, che cosa succede? Dobbiamo arrivare ad oltre 17.000, quindi che a 15.000. È chiaro che non si ferma a 15.100, vai sempre perché devi avere una possibilità maggiore, perché dovrebbe essere i dati ISTAT del 2019 o del 2020. Noi siamo a 15.007, stiamo tranquilli che andiamo oltre i 15.000 abitanti. Quel 317 che cos'è? Diciamo la quota per ogni abitante, quindi Chiaravalle 5.000 abitanti a 1.007.000. Questo indice 0,31 che hanno messo, che cosa succede? Per poter partecipare a questi bandi devi produrre un CUP non meno di 150.000 euro, quindi ci deve essere un progetto minimo di 150.000 euro. Che cosa succede? Che alcuni comuni, tipo chi avevamo qua? Vabbè, avevamo Gagliato, avevamo Arbusto, avevamo Cenadi, avevamo Olivadi, che non arrivavano a 150.000 euro. Quindi in realtà loro sì, ci mettiamo insieme per arrivare voi a 15.000 abitanti, però poi noi non possiamo produrre nessun progetto perché non abbiamo gli abitanti sufficienti per poter arrivare ai 150.000 euro. Anche che fai? I comuni un po' più grossi tutti quanti, diciamo, facciamo in modo tutti quanti insieme di poter far sì che questi comuni che non arrivano ai 150.000 euro messi insieme, quindi questi 4.664 euro ciascuno, li mettiamo a disposizione di questi comuni per poter arrivare all'importo minimo dei 150.000 euro. Infatti qua, se vedete sul secondo rigo, è sbagliato, perché Gagliato è 145.335 questo secondo valore, che in realtà deve essere anche questo 150, perché tutti quanti questi comuni piccoli, per poter avere la possibilità di avere almeno un progetto, devono arrivare a questo importo minimo dei 150.000 euro. Quindi tutti i comuni un po' più grossi, Cardinale, Chiaravalle, San Vito, San Sostene e tutto il resto, che superavano questa soglia, in realtà mettono in qualcosa dei loro progetti, che non cambia niente. Se Chiaravalle ha 1.754, ne aveva 1.758, dà la possibilità anche a questi comuni di poter accedere al finanziamento. Quindi, con un 5.000
totale sì. della possibilità di tutti questi comuni ad avere un finanziamento di 5 milioni di euro. Questi 5 milioni di euro vengono divisi per i 15 mila abitanti ed è un importo, perché poi come fa a dividere i comuni? In base agli abitanti, che la Valle ha 5.500 abitanti, avrà 1.754.000, quindi produrrà un progetto o più progetti per 1.754.000. San Vito lo produrrà, Capistrano Sostere per 445, Capistrano per 300, ognuno può produrre in base a questa ripartizione su quel valore unico che è quello dei 5 milioni di euro. Quindi saranno i singoli uffici tecnici dei singoli sì, comuni sì. a predisporre il cupo lo produce un colpo, sarà uno solo, lo produce il comune di Chiaravalle, perché raggrupperà tutti i progetti in un unico progetto per tutti i comuni. Posso? No, l'ho visto sempre riguardo questo bando, che essendo comune capofila di Chiaravalle dovrà gestire anche la parte tecnica ed amministrativa, poi avvalendosi anche di dell'istituzione di una sorta di ufficio tecnico in collaborazione con, e sarebbe perciò auspicabile, me lo auguro, che nella gestione di questi bandi ci sia la massima trasparenza, per l'occasione ce l'ha delegata per la trasparenza, nell'affidamento degli incarichi professionali e nell'identificazione delle imprese che dovranno poi eseguire queste opere. Quindi visto, no, credo che sia l'occasione migliore per poter garantire questo tipo di procedura. Niente altro. Presidente, risulta che le procedure affidamento delle ditte vengono fatte in violazione delle norme? No, io non sono mai stato. La dichiarazione è pesante. Se ti risulta per la denuncia, in consiglio comunale. Ma lo stai dicendo tu, mica io. No, tu l'hai detto. Io ho detto che l'occasione giusta per fare in modo che le cose vengano. Che l'ufficio tecnico, quello che ha fatto fino ad oggi, l'ha fatto in violazione delle norme. Assolutamente. Tu fai una denuncia, la mettiamo a verbale. Buona coerenza. Allora chiediamo meglio questo punto, dai. Chiediamo meglio questo punto. Potrebbe, che mi sembra l'occasione giusta per avere una situazione, visto che c'è un comune capofila e anche gli altri comuni, c'è un ufficio tecnico principale e gli altri comuni, non vorrei aver capito male, che affianco un ufficio tecnico del Comune di Chiaravalle nella gestione della procedura, si identifica un criterio di trasparenza legato all'identificazione delle ditte, delle imprese e dei tecnici, per poter fare in modo che ci sia una situazione il più possibile trasparente. Non vedo una shortlist. Una shortlist adeguata, ad hoc. No, 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 no. Vado. Andiamo, si può fare una shortlist ad hoc su questo tipo di bandi? Allora, guardate. Innanzitutto legale non le gestisce il comune di Chiaravalle. Chi le gestisce? Qui. Ogni comune gestisce la sua. E siccome sono finanziamenti da quello che N, R, vengono gestiti dal centrale unico di competenza. E quindi la e siccome sei un tecnico lo dovresti sapere. No, io non sono un tecnico pubblico come te, io sono un tecnico dell'ufficio pubblico. Io faccio la privata. Io faccio l'edilizia privata, mai fatto la allora il PNRR in modo particolare insiste, ma con l'accusa fatto un'accusa, tu hai detto mi auguro, che significa in italiano che fino ad oggi l'ufficio tecnico di Chiaravalle ha predisposto gare affidati in carico in violazione delle norme, tu l'hai detto tu. Sì, faccio. Ma io, vabbè, meno male che hai registrato. E meno male che hai registrato. Prendiamo atto di continuare sulla e sono sicuro di questo. Ma è delirante come interpretazione, scusate. Voglio dire che non c'è maggioranza in minoranza, è delirante come interpretazione. Io faccio solo un'affermazione a conclusione, perché le dichiarazioni. Tranne Irena Cardamone, devi fare qualche dichiarazione? Sì. Allora controllo. No, io continuo. Ah, ok. Allora, in merito a questo punto, dove si è parlato comunque di miglioramento della qualità del decoro urbano e delle opere pubbliche, ma anche delle opere private abusive di privati. Io volevo chiedere, le strutture esistenti del privato, in assenza di uniformità di autorizzazioni, sono già state censite o comunque sono già state individuate, oppure si è pensato a un'eventualità che queste opere possono essere anche sanabili,
oppure l'individuazione sarà fatta a seguito dell'eventuale concessione appunto dei contributi. E ancora, se sono state individuate comunque le zone dove si intende operare al miglioramento del decoro urbano, e in merito a questo appunto Forza Italia a momento opportuno vorrà intende comunque dare il proprio contributo in merito ad alcune situazioni, e chiediamo se possiamo essere informati nei tempi comunque necessari. Poi si parlava anche del terzo punto, della mobilità sostenibile. Per questo ultimo punto, appunto, si chiede di spiegare meglio quali sono le intenzioni dell'amministrazione. Sono già andata alla fase progettuale, noi siamo ancora alla fase di costruzione. No, io infatti dicevo, per questo volevo farvi terminare, però mi avete detto... Oggi siamo nella fase di costituzione dell'associazione tra i comuni. Tu sei già nella fase progettuale e dovrei andare... Però sì, dobbiamo, comunque bisogna portare la votazione. E cosa? Andiamo ad approvare. Tu stai facendo delle proposte, vengono prese, verbalizzate, ma non puoi già oggi dare tu un indirizzo da dove deve andare la concentrazione mirata alla sostenibile, alla non mobilità, all'arredo urbano o a tant'altro. No, e mi pare che veramente siamo fuori da quelle che sono le linee corrette della procedura consigliare. Forse ce l'ha scritto, lo puoi prendere, mi viene più facile. No, c'è la parte vostra. No, quello che non mi ricordo. No, c'è la parte che fa il tenere di trappi. Vabbè. Potete chiamare a Pino lì? Sì, no, qua. Chiudiamo questo punto, che solamente io non voglio, non è il momento delle polemiche, è un momento particolare e è importante per Chiaravalle, perché questa opportunità 2021-2034 può dare veramente, e quindi è chiaro che mi associo a tutti quanti voi al cambiamento della nostra cittadina per lo spopolamento che sta vivendo o tant'altro. È chiaro che sicuramente bisogna agire e agire con un indirizzo veramente nuovo per poter quantomeno oggi ripopolare il centro urbano, che purtroppo ha vissuto in questi anni un degrado. Per quanto riguarda le cose che sono state dette, io non ho dubbi assoluti che uno dei fattori che la Bassanini ha sancito è quello gestionale degli uffici, in questo caso la gestione delle gare o degli incarichi dati fino ad oggi senza mai avere nessuna invadenza da parte della politica né l'individuazione o tant'altro, ma è avvenuta la maggior parte, se non tutta, attraverso quelle procedure previste dalla legge, in modo particolare attraverso il MEPA, continueranno anche e soprattutto in questa nuova fase. Non ci scordiamo che il PNRR è attenzionato in modo particolare dalla comunità europea, ma ancora di più il PNRR prevede la centrale unica di committenza, che fino ad oggi il decreto semplificazioni aveva fatto in modo di poterla impedire per poter velocizzare tutte quante le procedure. In questo caso bisogna, e già da adesso e quindi anche con gli interventi che si stanno facendo, avviare questa nuova procedura. Vi anticipo già adesso che da qui a breve ci dovremmo ritrovare in consiglio comunale, perché Chiaravalle, che oggi fa parte della centrale di committenza di Monte Paone, dovrà trovare una collocazione più prossima a noi, e quindi trovare quei comuni che insieme possiamo costituire questa nuova centrale, metterci insieme per poter poi arrivare a quello che è la gestione delle gare, che non viene quindi fatta dall'ufficio tecnico, ma che viene fatta da un organismo che è composto da più persone, di più comuni e commissioni, che tutto sommato la centrale di committenza, non sto adesso io qua a dire qual è il compito, quindi non rimarranno, e quindi ci saranno lì, è chiaro, tutto quello che è previsto, in modo che gli atti vengano seguiti in modo corretto e come deve essere. Quindi votiamo. È un buon presupposto, è quello certo. Che dico parlavamo. Ma non ci sono dubbi, ci conosciamo e sappiamo l'onestà intellettuale di tutti noi, come ci appartiene in modo particolare. Quindi vogliamo approvare questo schema di convenzione.
immediatamente sì. Sì. Ragioniere Iozzo, qua iniziamo. Allora, noi l'auspicio di chi vuole amministrare è quello di approvare subito il piano. Lavorare in dodicesimi ti blocca, non ti dà la possibilità di andare per strada a sistemare buche, a fare altri tipi di attività o tant'altro. Devi andare a fare il minimo indispensabile. Quindi è chiaro che noi, l'auspicio nostro è quello che subito riusciamo a capire quello che lo Stato ci mette a disposizione, quello che l'area ci permette nell'approvazione della TARI e tante altre procedure che sono fondamentali per l'approvazione del bilancio. Nel frattempo, che questo possa avvenire, ce lo auguriamo, che non ci siano ritardi dovuti, quindi prima a febbraio, poi marzo, adesso addirittura maggio, di poter avere quegli elementi che ci possono permettere di approvare un bilancio, perché questo significa poi poter amministrare. Nello stesso tempo, oggi noi portiamo due punti importanti. No, c'è questa attenzione della. Allora hai sbagliato questo qua. Ma chi ha corretto questo? Ciro, no? Va bene, non mai. No, perché ora vi dico un pochettino qual è. Dov'è questo punto? Allora, guardate, questo punto, l'altro giorno accennavo già ai consiglieri Rauti e Maida, incontrandoci sono venuti a prendere i loro documenti. Vedete, allora, ormai si va verso questi atti, questa gestione unica di alcuni servizi. In modo particolare abbiamo l'idrico, abbiamo il gas, abbiamo i rifiuti, quindi l'ATO, l'ATEM e l'AICI. In questo caso l'AICI, l'autorità idrica calabrese. Io faccio parte dei 40 sindaci che costituiscono l'AIC. L'AIC che cos'è? È questo organismo unico di gestione dell'idrico regionale. Per poterlo fare ha bisogno di un gestore unico, quindi di una società che possa gestire il servizio idrico totale. Che cosa avviene però? Per poter quindi, un obbligo di legge, aderire per i comuni superiori ai 1000 abitanti, per poter partecipare quindi a finanziamenti, a bandi o a tant'altro, non può partecipare più il singolo comune come non può partecipare per il gas o per altri tipi di servizi, deve esserci un gestore unico che partecipa per tutti i 405 comuni della regione Calabria. A questo punto che cosa è successo? Bisognava nell'immediatezza trovare un gestore unico che non poteva essere la Soricall, perché la Soricall ha un socio francese che le sue quote non le vuole vendere e è in liquidazione da più anni. Era necessario quindi trovare un soggetto unico, un gestore unico che poteva far partecipare la Calabria a questo bando. E notizie di queste ultime ore che purtroppo la Calabria è rimasta fuori da questo finanziamento per 105 milioni. Sono convinti che probabilmente riescono a recuperare il tutto. Manca un allegato, lo diciamo tanto perché per correttezza per quello che sta succedendo, manca l'allegato 4. L'allegato 4 è quello che dice che chi partecipa ad un bando e ottiene un finanziamento, se questo finanziamento porta dei benefici e quindi anche a livello monetario, il contributo si va a ridurre in base ai benefici che c'ha. In questo caso, con questo progetto che era stato presentato, installazione dei contatori per le utenze, non c'era un beneficio tale che doveva andare a ridurre il contributo dei 105 milioni di euro. Lo avevano fatto con una relazione all'allegato 2 e non l'avevano fatto all'allegato 4. Ed è stato in questo momento bocciato il finanziamento. Non hanno chiesto un soccorso istruttorio, non hanno preso per buono che il documento gli è stato mandato ugualmente a gara scaduta, però sono questioni che se la deve vedere il gestore. Sicuramente noi come calabresi siamo veramente preoccupati, perché è importante, e lo sappiamo tutti noi, quanto è importante intervenire sulle reti idriche e avere un finanziamento, e quindi anche Chiaravalle in questo finanziamento con un intervento sostanzioso era qualcosa di utile per tutti quanti noi. A questo punto io dico,
Ieri ho incontrato il direttore anche dell'AIC, abbiamo parlato, che non è a questo punto necessario aderire ad una società, perché nel momento in cui noi abbiamo avviato questo percorso era di affidare in via provvisoria ad Acque Pubbliche della Calabria questo servizio per poter partecipare a questo bando. Nel momento in cui il bando al momento è stato bocciato e quindi non c'è stato questo finanziamento, che mi vado già ad aderire ad una società che probabilmente domani potrà essere un'altra. Si auspica e ci auspichiamo tutti che potrebbe essere anche la Solical più vicina a noi, che potrebbe avere già un tessuto presente su tutto il tessuto regionale, su tutto il territorio, che potrebbe, quindi è un discorso che se voi leggete, proprio, lo dice in modo chiaro, questa società ha provveduto quindi ad affidare provvisoriamente ad Acque Pubbliche della Calabria il servizio idrico, proprio per poter partecipare a questo bando. Questo bando oggi è andato a finire così, probabilmente potrebbe non essere più questa società, quindi noi oggi andiamo ad aderire per poi magari dire dobbiamo andare da un'altra società. Questo qua considera, che cosa succede? Che chi sarà il gestore unico quando lo andremo poi successivamente a votare, ad aderire, i comuni diventano soci di questa società. In questo caso si prevedeva un euro ad abitante, quindi entravamo con queste quote societarie dove anche la regione dovrebbe fare la parte sua, molto probabilmente ad acquistare quote da poter poi anche riversare ai comuni per poter diventare in questa società il socio maggioritario che poi permette la gestione. Quindi ritengo che in questo momento è superfluo quindi aderire ad una società che aveva un incarico provvisorio. E se va bene lo rinviamo alla prossima seduta. Lo votiamo? Lo ritiriamo. No, quando ci sarà il prossimo voto? Sì. Allora, già l'avevo detto prima, ci troviamo con questi due punti che sono l'IMU e l'addizionale comunale. Il discorso lo faccio unico, nel senso che già come amministrazione, quando nel dicembre del 2019 era finita la fase che ci permetteva quindi di poter agire sulla riduzione delle varie aliquote, lo abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto con l'IMU in modo particolare, scendendo dal 10,60 al 9, e lo abbiamo fatto anche con l'addizionale comunale, che l'abbiamo portato allo 0,70, quindi diciamo già in modo sostanziale, ragioniere Iozzo, per quello che poteva essere nelle nostre... In attesa di avere qualche novità per quanto riguarda la decisione comunale, che comunque verrà poi riversata attraverso il getto da parte del Ministero, chiediamo l'approvazione di questa, della conferma delle tariffe per evitare appunto squilibri di bilancio. Quindi. È solo una conferma sia dell'IMU, una conferma nella scorsa tornata siamo riusciti a portare con grandi sacrifici dal 10 al 60 al 9 l'IMU e dall'8,60 allo 0,70 invece l'addizionale comunale. Quindi un grosso segnale già di riduzione di queste aliquote c'è stata per le casse comunali, però era necessario in quella fase intervenire a sostegno dei cittadini dopo quello che purtroppo avevamo vissuto con tutte le aliquote al massimo. Un segnale bisognava darlo, questo è stato dato, speriamo che non sia l'ultimo, di trovare poi veramente anche le condizioni di poter col tempo dare anche più ossigeno alle... Il legislatore con la parola del bilancio, in quanto non siamo pronti ancora nessun comune per quanto riguarda nemmeno la TARI, perché adesso ci saranno due delibere da parte di Arera e appunto andranno ad armonizzare al meglio quello che tutto il regolamento TARI per quanto riguarda... E mando all'Arera ancora al momento sui pareri che deve dare. Se avete qualche domanda specifica sul getto, noi manteniamo il getto, quelle che erano le previsioni dello scorso anno, le abbiamo quante realizzate, compresa la variazione che abbiamo fatto all'epoca, tutto a riscosso al 31 dicembre del 2021. Quindi da questo punto di vista non abbiamo scritto. No, volevo solo capire se nel monitoraggio, quantomeno nei primi mesi, visto che comunque... Abbiamo tutto mantenuto, poi in fase di conto consultivo... No, io invece andavo ancora forse più in positivo, nel senso se riusciamo a capire se eventualmente, visto che comunque il bilancio si ritterà
come sempre, no? No, perché un cantiere aperto, perché non riesco nemmeno a sapere quanto è il gesto per quanto riguarda l'energia, il gas. Ci potrebbe essere un pochettino di abbattere ancora. No, questa è la tariffa che poi va a finire nella ragionamento del bilancio, no? In modo tale che con questa tariffa io già lo stanziamento ce l'ho in mente e me lo fisso là, so che quella è un'entrata che non si tocca, era questo poi il ragionamento. No, volevo capire se magari siamo nelle condizioni di prevedere un abbassamento delle aliquote, visto che noi per altri minimo 2 o 3 mesi continuiamo in questo modo senza... Io ad essere sincero, perché adesso voglio fare l'asta all'Arzino, no, litigo ogni 3 giorni perché lui vorrebbe, però noi abbiamo degli impegni sulle spese. Non possiamo in questo momento. È questo che ti chiedo. Cioè, non abbiamo in vista. Diciamo, cioè, se la fotografia è questa, paradossalmente manterremo queste. Sì, sì, rimarranno questi qua. In questo momento non abbiamo delle economie, tant'è che ci sono altre attività, tipo l'applicazione dei contratti ai colleghi, ai tutti i dipendenti, me compreso, che stiamo cercando di smaltire 4 anni in 2 anni. Quindi la ragioneria richiede uno sforzo in economici finanziari. Il discorso corposo qual è? È quello che stiamo vivendo anche nelle nostre famiglie, per il caro bollette, sia l'energia elettrica che il gas, che stanno comportando, specie per l'amministrazione comunale, un aumento generale dei costi. Consideriamo che noi adesso abbiamo la gara della mensa che deve essere fatta, la gara del trasporto, abbiamo la gestione dell'illuminazione pubblica, abbiamo la gestione dell'energia elettrica in generale, abbiamo la gestione del trasporto, abbiamo praticamente che cosa oggi? I costi dalle previsioni che noi stiamo avendo, che sono anche forse triplicati. Faccio un esempio. Paradossalmente la mia riflessione era proprio questa, quindi noi, visto che le famiglie stanno già subendo un aggravio che paradossalmente non è legato all'attività il grande sacrificio qual è? Quello che per poter mantenere poi gli equilibri di bilancio, vabbè, perché poi tu devi arrivare a quell'equilibrio di bilancio sapendo che tu c'hai il gas che pagavi 10 devi pagare 40. Sapevi che l'energia elettrica pagavi 200 e devi pagare 450, sapendo che la mensa fai una gara con dei costi sperando che poi partecipano perché ci possono essere i prezzi ora delle materie prime che stanno andando alle stelle. Alla fine tu che fai? Devi garantire i servizi. Quindi per questo dicevo già meno male che l'abbiamo fatto in precedenza, dando un po' di ossigeno alle famiglie, chi era Vallese, a tutti quanti noi, perché in questo momento sicuramente non l'avremmo potuto fare, perché quello che si sta ipotizzando per le casse comunali in generale è qualcosa di drammatico perché alla fine o non si garantiscono i servizi, o se garantisci i servizi devi capire dove andare a spostare questa massa consistente. Perché se poi tu oggi hai un'uscita di 200.000 euro per l'energia elettrica e ti sale a 450.000 euro, i 250.000 euro dove li prendi? Se il gas per le scuole era 10.000 euro e ti arriva a 30.000 euro, dove lo vai a prendere? Se il trasporto lo pagavi 30 e ti arriva a 70, dove li vai a prendere? Quindi questa situazione sta preoccupando un po' tutti i sindaci del Lance e i sindaci dei centri montani, di tant'altro, che si sta discutendo per capire come ci può venire incontro. Noi lo stiamo dicendo, abbiamo partecipato in questi giorni, abbiamo fatto una manifestazione, uno scostamento di bilancio a livello nazionale ci può dare una risposta forte. Non la vogliono fare, è recessione, non c'è dubbio, le famiglie non acquistano, le industrie non producono, moneta non ne gira, la speculazione della benzina che è alle stelle, e partono denuncia alla procura che non serviranno a niente, però noi come ce lo dobbiamo dire come amministratori, non dobbiamo vedere dove siamo seduti, dobbiamo essere consapevoli che la situazione è drammatica, drammatica per tutti quanti noi, per le nostre famiglie ma ancora di più per le casse dei comuni, perché poi le entrate sono quelle, non cambiano. Non cambia, le uscite sono quelle perché purtroppo sono messe lì e ancora per molti anni che la valle avrà queste uscite e non può fare a meno di dire domani non paga i mutui, 1 milione di mutui ce l'abbiamo, lo dobbiamo pagare, non te lo cacciano, non te li riducono, non hai la possibilità di avere ossigeno da lì e quindi devi andare a togliere dai servizi, i servizi noi cittadini non glieli possiamo privare, qualche sacrificio sul territorio lo stiamo vedendo, c'è e vorrei anche la vostra comprensione. Perché se al posto mio c'eravate voi, la situazione è questa, bisogna andare avanti. Approviamoci il bilancio il più presto possibile e con quelle risorse che ci stanno cercheremo di dare le risposte necessarie. Purtroppo in questo momento
In questo momento dobbiamo garantire il più possibile i servizi ai cittadini, sapendo che i costi sono andati alle stelle. Per questo già il mantenimento di queste aliquote è una grande cosa. Volevo capire, bene, io parlo proprio quando siamo neofiti alla fine, no? Ma la situazione riguardo il dissesto, qual è? Siamo fuori, siamo dentro, siamo così così? No, perché l'organismo c'è ancora, no? No, siamo fuori dal dissesto. Totalmente. Quindi abbiamo solo il problema che l'OSL c'è ancora. Il bambino gli ha dato già il ministero. No. Voi avete già avete ricevuto qualche cosa da parte dell'OSL, vi è stata trasmessa? No. Che cosa è stato mandato? Allora, no, ne parlo perché c'è un contatto adesso con il Presidente Condello perché stiamo chiudendo. Noi di fatto siamo fuori dal dissesto dal 2020 perché stiamo gestendo noi in maniera ordinaria tutto. Okay. Il discorso qual è? Che loro sono trattenuti questa cosa, diciamo, per quello che mi riguarda troppo lunga, si chiama. Quindi sono lo dico, qui, lo dico pubblicamente, perché loro avrebbero dovuto chiudere il 30 di giugno del 2021. Loro devono ultimare le loro procedure. No. Le loro procedure sono chiudere la loro contabilità, quindi su quello che già loro avevano in debito e tutto il resto, chiuso l'ultimo pagamento, entro una determinata devono andare via. Noi in consiglio dobbiamo approvare, va bene, alcuni debiti non riconosciuti, anticipo intorno a 380.000 euro, gli uffici ci devono dire perché non li hanno riconosciuti, li dobbiamo approvare come consiglio comunale, però gli atti ufficiali come dissesto i 5 anni sono terminati, sono solamente procedure loro che poi il Covid prima li ha bloccati 6 mesi nel 2020, poi successivamente dei ritardi dovuti non so che, quindi hanno chiesto delle procedure nel depositare gli atti ultimi che sono i loro. Questo l'avevo superato perché il Ministero già gli ha dato una data precisa, l'ultimo pagamento loro per il San Pietro coincideva col mese di gennaio, quindi 60 giorni da quel mese di gennaio loro di fatto il 31 di marzo cessano. Però il discorso è quello che interessa a noi, il Consiglio Comunale, dov'è il vero problema poi del sesto, è che devono dare poi il conto al Consiglio Comunale. Fornendo il conto al Consiglio Comunale, noi abbiamo tre tappe, il più e il meno loro con un fondo di cassa che loro restituiscono al Comune, poi mi daranno una cifra di persone, diciamo creditori, che non hanno accettato il dissesto, quindi è previsto l'accantonamento del 50% da parte loro, l'altro 50% lo deve mettere il Comune. E poi ovviamente abbiamo tutta la situazione di eventuali pagamenti che io ho fatto per conto loro che ne ha fatto, tipo il DL 35. La questione contabile solo di chiusura. E i 380 non riconosciuti? No, non no, i 380 non riconosciuti è un elenco che credo abbiamo fornito a voi. No, no, non abbiamo ricevuto nessuno. Dobbiamo notificarlo. Dei consigli, certo. Dobbiamo notificarlo prima ovviamente al Consiglio Comunale, dove gli uffici di competenza, vale a dire l'ufficio tecnico per la parte solo amministrativo, l'ufficio ragioneria, l'orario. Relativamente ad alcune istanze da parte dei contribuenti, gli uffici hanno ricevuto qualcosa, non abbiamo avuto il parere favorevole, insomma, ecco, questo è il concetto. Tipo, se Iozzo Vincenzo chiedeva 10, la prestazione in effetti Vincenzo Iozzo non l'aveva fatta, noi davamo 5, quello che era la effettiva prestazione. Su questo giustamente il si è insinuato la qualunque nel debito, quindi è chiaro che poi gli uffici se non avevano un rispondo. Nel momento in cui io mi insinuo per un debito. Per un credito, voi non me lo riconoscete. Loro ci dovranno dire perché il Consiglio Comunale prende atto di questi 380.000 euro non riconosciuti. Il cittadino, l'impresa o il creditore X comunque potrebbe adire all'autorità e quindi adire un contenzioso. Però in generale, perché non so quello che succede a Chiaravalle, se è chiaro. In generale succede questo, che il creditore va tranquillamente al giudice, perché se vanta un credito. Poi non so se la pubblica amministrazione si oppone o meno, oppure la pubblica amministrazione decide di transigere, fare una transazione con questo creditore per cercare di affatto, perché se poi la prestazione l'ha fatta, e magari faccio un esempio, Iozzo non firma un atto perché non è convinto di quell'atto, però lui la prestazione l'ha fatta magari con il mio predecessore agli uffici, lì credo che bisogna poi trovare un punto di sintesi, perché va soddisfatto il territorio, secondo la mia modesta opinione. Però il problema oggi reale che abbiamo
noi come consiglio comunale, ma ne abbiamo discusso con l'amministrazione, e capire in queste tre tranche quali sono, diciamo, le voci assolute, cioè i finali, il bubone, no? Mi spazi questo termine. Grazie pure. No, voglio dire, il discorso del consiglio non lo riconosce, perché c'è un istruttore che dice che non ci sono titoli giuridici per i quali... No, ma non è il consiglio che non li riconosce, il consiglio prende atto e non riconosce. Non li riconosce su una fase di istruttoria. E dico, il momento in cui poi il creditore dovesse interagire, azionare una causa, è chiaro che lo può instaurare contro il comune, deve instaurarla contro chi ha fornito la prestazione, ha autorizzato la prestazione dei servizi, cioè il discorso della responsabilità diretta del funzionario dell'amministratore. Sì, perché Corte dei Conti vuole sapere chi è stato il funzionario, l'amministratore che ha... Scusate, però, decreto ministeriale, approvazione del piano di estinzione delle passività pregresse, l'avete avuto tutti, ce l'avete sulla PEC, Fido, cioè è la tua questo qua. Lo hai ricevuto il 20 dicembre del 2021 alle 11.11. C'è il provvedimento di estinzione del debito, l'avete ricevuto a dicembre. No, infatti non succede una guerra con gli uffici se non hanno... No, ma per me non so se... Per questo mi sembra una cosa strana, ce l'avete voi, l'estinzione del debito, quindi loro hanno mandato quest'altro deliberativo e il Ministero ve lo manda e quindi risulta al 20 dicembre alle 11.11 decreto ministeriale approvazione del piano di estinzione delle passività pregresse dal comune di Chiaravalle a Vito Maina, a Emanuela Neri, a Giuseppe Antonio Rauti che avevano la PEC e 20 dicembre 2021 alle 11.11. A me c'è la trasmissione tramite PEC, ragazzi, io non ho, per l'amor di Dio. Vabbè, ma poi questo lo prendiamo. Tornando al discorso di prima. Ma c'è, certo che c'è, immaginate che non c'è, non è che il ministero, una cosa del genere, per questo mi sembrava questa discussione che non serviva nel momento in cui avete un decreto mandato dal ministero, mandato a dicembre. Io non ho scritto la notifica, ma questa è una parentesi. E queste cose che stavamo dicendo qua erano là, ti dico la verità, sono rimasto un po' perpresso perché... mi stavo preoccupando di questo. No, vabbè, ma a prescindere da questo, è un motivo in più per fare più consigli. Abbiamo parlato. No, vabbè, era importante, era importante nel momento in cui l'avete ricevuto, no? Pure parlarne allora. Il problema non è la presa. Il problema è che il consiglio ha individuato le responsabilità di quel secondo me non è vero, segretario, che in quel caso lì l'amministrazione è tirata fuori da un ipotetico contenzioso che sale nel momento in cui io pretendo un reddito che ritengo... Per un momento in cui non c'è impegno di spesa e l'impegno di tramite parte dell'amministrazione, è ovvio che poi chi agisce deve agire con, a meno questo diciamo con la responsabilità, cioè chi agisce deve agire contro chi ha ordinato la prestazione. Il comune è strano questo discorso, poi è un discorso diverso dell'indebito arricchimento, ma è successivo. Intanto tu ti puoi attivare solo nel comune di chi ha ordinato, se hai ovviamente il titolo per farlo. È comunque una situazione incresciosa che porta con sé 380.000 euro, non di certo 100 euro di colletto. Diamo in capo il consiglio comunale individuale, provvisi, le responsabilità, non è possibile. Questa è la Corte dei Conti. Questa dovrebbe essere la Corte dei Conti che ci ha tutti. Io penso che odio che il consiglio a quel punto di vista ha chiamato il consiglio. No, c'è scritto chiaro, se te lo leggi ha un compito chiaro il consiglio. Sono 380-118. Io non ho accettato, io devo, essendoci già la termina dell'ufficio, dell'oslo, io come ufficio, noi, l'ufficio della gioveria deve liquidare al 100%, il 50% me lo garantisce l'oslo come accantonamento.
e 50 sì, non c'è dalle spese correnti. Se arrivano correnti, dipende quanto sono quelli che loro ti lasciano. Ma io sparo solo, il problema è quello. Bisogna capire quelli che loro ti lasciano. Va bene, dai. Quindi votiamo a questi punti, votiamo prima l'IMU. In particolar modo con le famiglie che si sono allarmate
in quanto da quella riunione, ma noi sempre rispetto a quello che ci hanno riportato indirettamente, avremmo sicuramente voluto partecipare se in qualità di consiglieri fossimo stati invitati, noi abbiamo saputo per il tramite di chi c'era quell'incontro che in qualche modo si stava verificando la possibilità della chiusura delle scuole. Quindi molti genitori ci hanno chiamato, in qualche modo siamo genitori, noi abbiamo bambini nella scuola, si paventava sempre di più questa possibilità. Allora abbiamo detto, senza entrare nel merito della questione, del dibattito che si stava instaurando tra due forze politiche, tra la forza di maggioranza e una forza della minoranza, noi abbiamo pensato semplicemente di chiedere un confronto per sviscerare assieme quanto stava accadendo e cercare su un argomento che è un argomento che riguarda l'intera comunità di dare il nostro piccolo e umile contributo. Oggi è passato un po' di tempo da quel giorno, per fortuna in quella giornata quando abbiamo avuto la presenza della comandante dei vigili del fuoco presso la struttura della scuola, è sembrato che la scuola possa continuare a rimanere aperta, quindi in qualche modo possiamo stare un attimo più tranquilli sul fatto che non si verificherà una chiusura, ma questo non ci ha reso completamente partecipi di quanto è accaduto, quindi non sappiamo nel merito cosa il comando dei vigili del fuoco poi dopo quell'incontro ha scritto, immaginiamo una relazione, non sappiamo come si è evoluta tutta la situazione. Il gruppo Rigeneriamo con me quel giorno era là perché anche a me è arrivato un messaggino da parte di una mamma preoccupata che la scuola stava per essere chiusa e ovviamente come gruppo noi siamo a favore della tenuta delle scuole perché ci mancherebbe solo questa in questo paese. Poi diciamo che abbiamo concluso con una ciliegina sulla torta, no? Rispetto a delle situazioni di gravità assolute per le famiglie dove già non abbiamo per esempio asili da 0 a 3 anni, dove una chiusura pure della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e media sarebbe un disastro totale per le famiglie. Quindi noi siamo su quella posizione, però io non posso fare a meno di richiamare un attimo a quel senso di democrazia e al senso della politica, perché se è vero che viviamo in una piccola comunità dove ognuno di noi ha un ruolo, no? Che è stato assegnato dai cittadini, è pur vero che dovremmo ricominciare a rimettere nei giusti ruoli ognuno, perché siamo dei consiglieri comunali eletti da parte del popolo chiaravallese, ognuno verrà il proprio piccolo e umile spazio, però è pur giusto che i ruoli istituzionali, come i ruoli dei capigruppo, ricominciano ad essere rispettati. Io mi sento di dire questo per una questione che sia in campagna elettorale, sia dopo, e ancora oggi il nostro gruppo è un gruppo che è predisposto all'aiuto per il bene della comunità, quando c'è da aiutare e da supportare. Quando dovremmo controllare o dovremmo fare delle osservazioni, lo faremo pure, però di base ridateci, perché questo io sento che manca, ridateci la possibilità e il giusto ruolo, perché è impossibile che dalle elezioni, noi oggi siamo al secondo Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale è un luogo molto importante di discussione, di confronto, di crescita mia che sono al secondo mandato, ma penso che sia di crescita anche di chi si affaccia a questa assise per la prima volta e dei cittadini che ci ascoltano. Io questo è un qualcosa che reputo manchi e l'abbiamo visto proprio in questa vicenda. Non c'è spiegazione,
Quel giorno, sindaco, al microfono, lei ha detto siamo aperti, lo siamo sempre stati e continuiamo ad esserlo. Io quel giorno ho precisato però che in questa occasione non lo siete stati, perché se io ho chiesto e se poi abbiamo chiesto in tre di poterci sedere in un consiglio comunale ad hoc, io non mi posso sentir dire a mezzo stampa non saranno di certo i consiglieri comunali a dettare luoghi, metodi e strategie e quando e se vorremo convocheremo il consiglio. Non funziona così, Claudio, assessore al bilancio. Lo so che lo confermi, però capisci bene che chi ascolta non può dirti che è la cosa giusta, perché quello significa amministrare sotto una forma quasi di dittatura che non appartiene. Nel momento in cui tre forze politiche ti chiedono un confronto senza attacco, senza giudizio, ma semplicemente preoccupati di uno stato di fatto di cui non eravamo a conoscenza. Quindi l'intento di quella richiesta di consiglio comunale da parte di queste forze politiche era solo ed esclusivamente questo, anche perché facendo un consiglio comunale in quel momento, uno, potevamo nel nostro piccolo poter dare un consiglio oppure semplicemente ascoltare, e due, perché poi potevamo anche essere in quel momento una vostra voce nel momento in cui parlavamo con la gente e li potevamo tranquillizzare anche noi. Se ne eravamo a conoscere. Non lo potevi fare? Io penso di sì. No. Se si faceva un consiglio comunale, no. Perché il consiglio comunale, una riunione, non volevate fare il consiglio comunale, facevate una riunione dei capigruppo, facevate una riunione come consiglieri, potevate fare qualsiasi cosa. Perché noi avevamo semplicemente chiesto di aiutare, anche questo atteggiamento, no? Io leggo nel modo sì, magari se consigliere lo sai che la responsabilità ricade sul non sito, c'entro la ricade sul consiglio. Non mi puoi dare nessun consiglio purtroppo che io vorrei accettare, ma qualunque cosa diciamo qua, se la scuola è lì e rimane aperta, la responsabilità è sempre e solo mia, non è neanche degli uffici. Ma non dico, nella porta hanno inquisito il sito, capito? Scusami Mimmo, però questo può anche essere vero, ma se così è, e se questo vuol dire che ogni volta che si affronta un argomento di una certa portata, dove la responsabilità è per forza addossata a chi ha il ruolo e il compito di governare, questo vuol dire che dobbiamo abbattere il muro, cioè dobbiamo abbattere i luoghi della politica, perdonami. Allora vuol dire che alziamo un muro, voi governate, noi stiamo zitti, ci vediamo fra 5 anni. Il sindaco, perché la giunta è responsabilità. Le responsabilità, piccole o grandi che siano, ci sono in qualsiasi atto venga fatto in questa sede municipale. E si dice se adesso il consiglio vuota e si assume la responsabilità su quello che succede nelle scuole, tu te la prendi? A prescindere dal fatto che ci sono precedenti, scusate, in cui i consigli comunali insieme nella totalità si sono assunti responsabilità di prendere scelte, di fare scelte per le comunità che governano e lo hanno fatto assieme sui temi di grande rilevanza. A parte questo, e lo dice la storia, non lo dico. Ma non può essere questo l'argomento. Però se questo purtroppo non può essere l'argomento, può essere l'argomento quello di rimettere al centro il dibattito politico sui temi che ci rappresentano tutti? Può essere questa una richiesta legittima da parte di tre consiglieri comunali che non avevano conoscenza di quanto stava accadendo se non per il tramite di voci che ci stavano per riportare alcune situazioni?
Questa è la mia domanda. Penso che sia una domanda anche dei consiglieri di prima. Va bene, vorrei prendere la parola io, visto che... No, forse è meglio che do, se può essere utile, secondo me, forse il consiglio, tutti insieme, forse capire un passaggio fondamentale che forse sarebbe anche opportuno di una discussione male qua su questo argomento. Io devo fare le cose. Sì, vabbè, io lo dico il perché. Poi ognuno si assume la sua responsabilità se vuole parlare. Io un consiglio lo do. Mi auguro nell'intelligenza di tutti quanti recepirlo quando io dico al consigliere Neri che è così purtroppo. Quando prima parlavo di fatto gestionale degli uffici, da Bassanini prevede che il fatto gestionale non c'è valenza politica, poi succede una cosa nella scuola e la responsabilità è dei sindaci, in modo particolare quando si parla di sicurezza, in modo particolare purtroppo come anche in questo caso. Noi sappiamo, e Chiaravalle già aveva vissuto nel 2018 un caso analogo con un esposto alla Procura della Repubblica che aveva denunciato il sindaco che teneva le scuole aperte, sapendo che quelle scuole non avevano nessuna documentazione atta a tenerle aperte, di adeguamento sismico, di collaudo, di tant'altro. Denuncia la Procura della Repubblica da parte dei consiglieri di minoranza che non ha prodotto niente, perché quell'atto avrebbe provocato la chiusura in 8.000 comuni d'Italia delle scuole, perché nessuno o la maggior parte delle scuole d'Italia c'è quello che, di cui oggi noi stiamo parlando. E lo dissimo allora, che lo si chiedeva per le scuole comunali ma non lo si chiedeva per le scuole superiori di Chiaravalle, che erano peggio della situazione che noi vivevamo, e anche in questo caso è successa la stessa cosa. Quindi che cosa bisognava, io per questo lo dico a voi, che cosa dobbiamo noi prendere atto oggi? Un fatto molto semplice: la situazione delle scuole è risaputa, purtroppo vivono in una situazione tale di documentazioni che tutti i responsabili della sicurezza sanno che purtroppo è carente, che le scuole devono andare avanti. Il sindaco ha un obbligo, quello di garantire il diritto allo studio, che deve trovare un immobile per andare a scuola, però era anche importante che cosa recepire, quello che non eravamo stati fermi, che eravamo, avevamo fatto che cosa? Quello di attivarci per far sì che le nostre scuole finalmente potevano avere dei luoghi idonei, adeguati a livello sismico, sicuri una volta per tutti, e quindi avevamo fatto di tutto, l'inverosimile, per poter creare quelle condizioni che tutte le scuole di Chiaravalle, tutte, e anche gli immobili come la caserma dei Vigili del Fuoco, che era importantissimo, a seguito di un controllo del Ministero negli anni 2011-2013, non ricordo che, da un collaudo che avevano fatto come Ministero e che rischiava la chiusura. Oggi noi abbiamo una cosa meravigliosa: tutte le scuole sono oggetto di adeguamento sismico. Quindi bisognava e bisogna trovare che cosa? Un immobile che possa garantire temporaneamente l'utilizzo di quell'immobile per continuare a garantire quello che il sindaco deve garantire, il diritto allo studio. E quindi bisognava trovare la soluzione migliore per i nostri figli. E la soluzione migliore per i nostri figli, come lo ha fatto anche l'Istituto Superiore e il Ferrari, nel momento in cui è andato ad adeguare il liceo, a trovare un appartamentino in un immobile. Sicuramente non può essere quell'abitazione un luogo idoneo per i nostri figli perché diventa classe o tant'altro. Trovare un luogo idoneo. E quale poteva essere il luogo idoneo per Chiaravalle se non quello che è nata a Chiaravalle come struttura, ufficio, proprio il palazzo degli uffici, una categoria C3, che è un immobile che può portare oltre 500 persone, che doveva essere non la scuola di Chiaravalle, doveva essere un luogo idoneo, momentaneo, per poter portare i nostri figli e a garantirgli quello che è il loro diritto, lo studio. Un immobile che già era stato negli anni oggetto di utilizzo come scuola momentanea. Allora utilizziamo questo immobile per quello che dovrebbe essere in questa fase necessario: portare i nostri figli e continuare a garantirgli questo.
È chiaro che il sindaco, sapendo una determinata situazione, non è tecnico, ma non è un pazzo. Che cosa fa? Fa tramite gli uffici quello che è necessario, quello che prevede la legge, quando dice i nostri figli sono in immobili pubblici che sappiamo che non hanno l'adeguamento sismico, perché se una scuola come la scuola elementare che nasce nel 1950 non può essere adeguata alle norme sismiche di ieri. Però dice, a questo punto avete accertato con progettazione una situazione del genere, però è anche vero che non è che voi i ragazzi li prendete e li togliete. Non prendete e li togliete, continuano a fare scuola. Ma perché continuano a fare scuola? Per degli elementi semplicissimi. Geometra Pulli, se sbaglio mi correggi, quelli che non c'è in quella struttura nessuna lesione strutturale, nessun degrado strutturale che ci può far pensare che cosa? Che quella struttura non è idonea. Quindi ci stanno tutti gli elementi per far pensare che quella struttura è vero che non è adeguata, è vero che non ha il collaudo, perché è nata nel 1950 e in questo caso parliamo del Palazzo degli Uffici, nato nel 1980, però non ci sono tutte le condizioni, perché prima c'è stata una scuola per tanti anni, la scuola media, poi c'è stata un'azienda sanitaria per tanti anni, oggi c'è un controllo serio di quella struttura che non presenta nessuna lesione strutturale, nessun degrado strutturale, che ci può garantire in questa fase a poter mandare ancora i nostri figli ad avere quel diritto che gli tocca per legge, che è il diritto allo studio momentaneo. Questo noi abbiamo fatto, gli uffici questo hanno accertato, e questo ci doveva far stare tranquilli e dire incrociamo le dita, come facciamo tutti i sindaci d'Italia, sperando a Dio che si possa andare avanti e avere le opere al più presto finite e al più presto mettere i nostri figli in strutture che sono idonee una volta per tutte. Quindi è chiaro che io non dormo la notte e sono preoccupato per quello che viviamo, ma lo avreste fatto anche voi, perché io ritengo che su questi banchi siedono tre candidati a sindaco e sicuramente fino ad ottobre del 2022 nessuno si è posto il dubbio se vinceva le elezioni, dato che la scuola là sotto era già da oltre un anno, da due anni, aveva fatto un comizio a dire il sindaco è un pazzo che sta mettendo a rischio i vostri figli. Perché se voi vincevate, state tranquilli, ve lo dico veramente con il cuore, per questo vi dico finiamola qua, perché per far continuare ad andarsi, molto probabilmente non vi avrei attaccato, perché sapevo che quello era l'elemento oggi necessario per poter dare il modo migliore di continuità per lo studio, per il diritto allo studio ai nostri figli, sperando a Dio che finiscano. E qua il tecnico sa come quotidianamente, ieri c'è stato, i direttori dei lavori vengono incalzati per terminare subito questi maledetti lavori, per poter portare i nostri figli in queste strutture. In questa situazione che noi oggi stiamo vivendo, in queste difficoltà che stiamo vivendo, è chiaro che dobbiamo andare avanti. Io dico e continuo a sottolineare, è una responsabilità che ricade solo a me, solo al sindaco, perché anche se noi stasera decidiamo, vogliamo stare a sostegno del sindaco tutti insieme, quindi ci pigliamo la responsabilità tutti, state tranquilli che se dovesse succedere qualcosa verranno a bussare e metteranno le manette solo al sindaco, non metteranno le manette a nessun consigliere comunale, neanche, io vi dico, al tecnico comunale, se non cambiano questa maledetta legge che ancora oggi è in discussione alla Camera sulle responsabilità che hanno i sindaci. È una responsabilità nostra, mia, sindaco, e di nessun altro. In questo contesto io mi sono trovato a dover affrontare una problematica immediata per un semplice motivo, perché fino a quando l'argomento è un argomento che riguardava in modo lecito, corretto, da parte di un consigliere di minoranza che dialoga con gli uffici, perché è giusto che sia così, su un atto che doveva avere, che deve avere, e che gli uffici che sono qua presenti non hanno mai avuto da parte dell'amministrazione Donato, mai una sola volta, di rinunciare, di non dare un solo documento. Noi abbiamo sempre detto e ci si può dare testimonianza di questo, gli uffici sono aperti, chi vuole prende visione, è giusto avere i documenti, è giusto avere i documenti, perché anche noi siamo stati opposizione, anche noi chiedevamo documenti e non sempre ci venivano dati. Quindi
in questo contesto era giusto un dialogo tra di loro, ma la preoccupazione quindi non era un allarmismo, la preoccupazione era sull'ultimo atto che il consigliere Vaida aveva fatto, quando questo atto ad un certo punto non rimane un atto tra l'ufficio e il consigliere in la conoscenza del sindaco, ma guarda caso non il responsabile del personale a dire al segretario comunale guarda che chi è sotto di te non mi sta dando. Sì, ma prima di questo c'era stato un altro atto intermedio. Mi sto parlando perché un altro atto intermedio con un'interrogazione formale nella, dove c'è l'obbligo di risposta entro 30 giorni. Però bisogna dirlo. Nella risposta di un atto del genere che vede come primo intestatario il prefetto, come secondo i vigili del fuoco, dove vengono chiamati in un modo proprio forte a dire che dovevano prendere dei provvedimenti che ritenevano utili per la sanità e l'incolumità pubblica, dando poche cosa, la responsabilità in ordine a quanto articolatamente segnalato e rappresentato in arrivo, dove ai negligenti, quindi vigili del fuoco, prefetto, di formalmente erano loro a dover intervenire, si dovevano assumere loro, le loro responsabilità. Quindi non era più a questo punto che il sindaco, per un fatto mio, mi prendevo io un atto di responsabilità e mi veniva a me. Quest'atto andava in mano a due persone che erano prefetto e vigili del fuoco. Il prefetto mi convoca urgentemente a Catanzaro, vuole sapere lo stato dell'arte. Ho chiesto in quale struttura eravamo, non so la prefettura se era o meno nelle condizioni di poterci ospitare, o le scuole, la provincia, gli ospedali e tant'altro. Non era una minaccia, proprio così ad indicare dove vivevamo, in quale strutture viviamo noi, le nostre case, però è una scuola. E immediatamente con noi lì convoca i vigili del fuoco a prendere atto di quello che stava succedendo a Chiaravalle. Quindi io venivo tolto da ogni responsabilità, erano gli ulteriori organi che il consigliere Naida ha pensato bene di allertare che si assumevano a questo punto. Io l'ho detto, non faccio neanche io l'ordinanza di chiusura, per questo punto fa un'ordinanza il prefetto di chiusura delle scuole, perché io mi ero assunto la mia responsabilità a tenerla aperta la scuola. Me ne ritorno, quindi incontro i genitori che mi pressavano di sapere, cioè venite, un incontro, ci si dice che cosa, cioè ragazzi, fino a quando è dipeso da me, come è dipeso con la denuncia alla Procura della Repubblica del 2018, fino ad oggi sono preso la responsabilità, sappiate che oggi non è più delle mie competenze, perché c'è un organo superiore, che può essere il prefetto, e un organo controllore, che sono i vigili del fuoco, che sono stati investiti da questo tipo di procedura. Si discuteva di questo, ci si chiama tutti quanti, ci sono i vigili del fuoco. A questo punto alziamo le mani. Il terrore che si poteva prendere una decisione che andava veramente a creare un dramma per Chiaravalle. Perché io al prefetto gli ho detto, noi non abbiamo nessuna struttura idonea a Chiaravalle. Non ne abbiamo. Cosa? Il dramma era se cadeva. Il dramma, cioè, usare parole giuste secondo me, cioè se il controllo dei vigili era un dato a favore della cittadinanza. Aspetta, chi è dato a favore? Chi è dato a favore? Il dato a favore i vigili del fuoco, oggi è un dato a favore. Ma il dramma è se cade la scuola, non se la controllano. Non ho capito, stai ribadendo. Non è normale che io sono preoccupato se la scuola cade, però cioè, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una struttura che tu mi vai oggi, che io come sindaco, io come ufficio tecnico, noi abbiamo verificato che poteva essere nelle condizioni momentanee, temporanee, a poter garantire la continuità didattica dei nostri figli, sapendo che siamo in una struttura che poteva essere oggi l'unica idonea a poterli ospitare momentaneamente i nostri figli. Se io in un momento del genere vado e investo e stuzzico chi va lì a controllare, è chiaro che nel momento in cui vengono noi ci dobbiamo assecondare a quello che dicono loro, è chiaro. E questa era la preoccupazione, che ad un certo punto le centinaia di persone che continuavano a venire, che ci chiamavano, bisognava informare che questo non era più il sindaco, non dovete chiudere, non è il sindaco, purtroppo, in
questo momento che prende un'azione del genere, ma purtroppo c'è un organo superiore. Quel giorno sono venuti i vigili del fuoco, hanno fatto un controllo accurato della struttura, hanno accertato quello che tutto sommato ritengo siano quelle cose che io stavo dicendo prima, no? Il dissesto strutturale, il degrado, nessun rilievo di criticità da parte che erano presenti nella struttura, e che ci fanno stare. No, sono quegli appunti che noi allora stiamo avuto. Non lo sapevo, no. Momentaneamente siamo in questa struttura, andiamo avanti perché non ci stanno le condizioni, e la struttura che è un po' più di tutte le altre presenti sul luogo è quella idonea, è l'unica struttura nata come Palazzo degli Uffici, è l'unica struttura che, anche se non è scuola, è della stessa categoria delle scuole, parliamo di una C3, che è una struttura nata non con quegli indici di abitazione, ma molto superiori, perché è nato come Palazzo degli Uffici, con una portata di oltre 500 abitanti. Erano tante condizioni messe insieme che mi davano un po' più la tranquillità di poter continuare ad andare avanti. E in questo contesto io chiedevo e chiedo a questo punto, dato che c'è questa vicenda, dato che la responsabilità ricade al sindaco, dato che ci sono queste condizioni, dato che è una scuola momentanea come è stato nell'89, dato che è una situazione temporanea come è stato nell'89, andiamo avanti in questo contesto, perché non è un argomento questo oggi, purtroppo o per fortuna, che può servire a fare politica, perché purtroppo in questo contesto è così delicato, perché nel momento in cui io chiedo questi, e voglio il bene Giuseppe Rauti, e voglio il bene dei nostri ragazzi, e lo voglio anche e soprattutto di tutti i ragazzi, non solo mirato ad una struttura, devo vedere anche il bene, ringraziando a Dio, non di quelli della scuola media, perché già è stata adeguata tutta la struttura, rimane solo una piccola parte, e già i nostri figli là dentro sono tranquilli rispetto a quello che è stato fatto con un finanziamento di 1,8 milioni. Ma devo essere anche convinto e sicuro di che cosa? Devo essere sicuro dell'industriale, devo essere sicuro di quando è stata data la scuola agraria a quella struttura là sotto alla foresta, devo essere sicuro del liceo, devo essere sicuro di tutte le scuole di Chiaravalle. Non può essere solo concentrato su una struttura, perché ho il bene totale, e a questo punto quello che io chiedo agli uffici, non al sindaco, perché purtroppo non è il sindaco che deve poter garantire quello che è il consiglio, che l'amministrazione a guida Donato non dà i documenti, che gli uffici non danno i documenti, che è diverso dal fatto che se tu a me chiedi un atto che è di competenza mia e io non te lo do, devo risponderti, ma se tu chiedi un atto che è gestionale, un atto che è dell'ufficio, mi devi permettere di dire che quando scrivi l'ufficio tecnico non me l'ha dato, che il segretario generale che ho investito non me lo ha dato. Il sindaco è legato alla rappresentanza di lei, ma non del documento gestionale che l'ufficio produce. Io quando io ricevo l'atto, io su ogni atto che ricevo per conoscenza o per altro, io invito immediatamente di dare riscontro a quanto la persona consigliata poteva rispondere. Chi? Al consigliere Maier, no? Poteva dare un riscontro e dire: io ho formulato all'ufficio competente di darti i documenti. A questo punto, se uno venivi e me lo chiedevi, guarda che questo signore mi c'è qualche elemento tale che impedisce all'amministrazione a dare i documenti. No, quello che hanno gli uffici lo produce. No, non è importante, io dico, sto dicendo i motivi che secondo me sono utili a capire qual è il discorso. Poi, anche in riferimento alla consigliera Neri, è vero quello che dice, ci deve essere maggiore dialogo, maggiore confronto, ma io mi sarei anche aspettato
a questo punto, come oggi è diventato un argomento così importante il dissesto, dopo che ricevono l'11 dicembre un decreto ministeriale sulla chiusura del debito, dove parla di 380.000 euro di non debiti non riconosciuti, che parla di una chiusura di un debito che riguardava milioni di euro Chiara Valle, non vi siete neanche accorti che l'avete ricevuto e non avete chiesto una riunione lì, come capigruppo, a dire incontriamoci subito a parlare. No, 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 allora sono io quando li conviene, quando li devo convocare, quando invece che arrivano gli altri, che sono così importanti per la comunità stessa, non vi accorgete neanche di loro. All'ordine del giorno riguarda la questione delle scuole. Bisogna allora in questo contesto rinvito, dato che la situazione è tale che la scuola è ancora da sopra, un controllo che abbiamo avuto e a seguito di quel controllo io già uscendo consigliere Maide direttamente da là erano state date più che altro delle indicazioni che erano gestionali, nel senso che era una situazione che se fate scuola serale è importante avere la luce accesa, è importante se le vie di fuga che non si mettono banchi o altro nei corridoi, cioè situazioni del genere, e non davano nessun elemento diverso che poteva invece andare a portarci a determinazioni e di chiusura o tant'altro. La scuola lì, la scuola è chiusa, il comandante dei Vigili del Fuoco è venuto e ha relazionato al prefetto e a seguito della riunione l'ufficio tecnico, quello che ci siamo detti, lo ha indicato. A questo punto, quella sera io appena sono uscito a caldo ho detto quelle cose che erano necessarie dire, perché in quel momento loro ce lo stavano dicendo, non erano tali da poterci, da potermi far chiudere la scuola, ma invece mi hanno permesso ancora una volta di assumermi la responsabilità e di tenere lì la scuola aperta. Andiamo avanti. La scuola è aperta sotto la responsabilità del sindaco, non perché i vigili del fuoco hanno lasciato. Certo, no, certo, scusa. No, no, è chiarirlo. No, no, però lo chiarisco, secondo voi, consiglieri di maggioranza e di minoranza, se i vigili del fuoco vengono e mi dicono che la struttura non è idonea, il pazzo Mimmo Donato tiene una scuola aperta dove quindi ci stanno 175 ragazzi. Sono state sollevate delle prescrizioni. Lo tengo. Ma non possono sapere quali sono queste prescrizioni. Gli altri che vengono dati, non ci sono dubbi. L'ho chiesto a... Non ce li hanno. E si acquisiscono ora in sede di consiglio comunale, visto che è l'ordine del giorno. Chiedono e ottengono quello che sto dicendo, lo sto ripetendo. Delle situazioni che sono gestionali, corridoi liberi, luce se necessaria nel corridoio, se si fa un corso serale, segnaletica di indirizzo di dove ci sono le vie di uscita, che mi pare che tutto sommato sono più che altro delle indicazioni di chi redige il piano di sicurezza della scuola e non invece per quanto riguarda le competenze del comune. Quindi sono queste le semplici cose, a fine consiglio saremo sopra, lo si prende, no, lo io potete acquisirlo ora durante il consiglio, perché così almeno ne abbiamo coscienza tutti, anche gli altri consiglieri. Sto dicendo io quello che hanno ripetuto, anche sto dicendo no, quello che credo. Loro mi hanno notiziato con l'ufficio. Non che non credo a quello no, che no, lei che da quello si potrebbe pure acquisire, la, nella mia sopra. Sì, nella mia essere la lettura. No, diceva la consigliera, si ricorda quello che ci siamo detti quella sera, no? Appena siamo usciti a mente calda quello che avevano detto i vigili del fuoco. La scuola? Eh sì, allora guardate, per questo dico, con questo documento che è sicuro di quello che noi purtroppo abbiamo come strutture e sui territori e che nessuno di noi purtroppo può stare tranquillo per la responsabilità che ci dobbiamo assumere, è un motivo che mi tranquillizza per poter andare avanti per quelle cose che dicevo, e i tecnici sanno che se non ci stanno situazioni del genere che portarono intorno al 2009-2010 una situazione analoga, che quando videro una struttura che aveva delle lesioni venne immediatamente chiuso, con tutta la buona volontà che le persone volevano la scuola di Piano Pietra, ancora Piano Pietra, però c'erano delle elezioni e il sindaco con tutta la volontà alza le mani e dice signore non mi posso più tenere qua, e l'ha chiusa. Ed è chiaro che anche io in un momento del genere, e chiedo sempre di verificare o altro, sono sempre di più a parole, quindi questo verbale non è che mi caccia dalle responsabilità o mi dice chissà che, se mettevo in dubbio anche a livello strutturale qualcosa del genere, io immediatamente, attraverso di me, non è possibile, quello che ho detto al prefetto,
strutture che la non ce l'abbiamo, la cosa è peggiore che si può fare, purtroppo è una tendopoli nel campo sportivo di Chiaravalle, lì mettiamo là i nostri ragazzi perché il diritto allo studio lo, gli si deve garantire, anche perché dico, li posso togliere da Chiaravalle, organizzi i pulmini, li porto a Cardinale, è peggio, li porto a Torre, è peggio, li porto a San Vito, è peggio. Quindi a questo punto, dato che non ce ne stanno strutture da nessuna parte, l'unica soluzione, se c'era qualcosa che mi diceva, guarda sindaco che non li puoi tenere, guarda che ti stai assumendo una responsabilità e c'è un rischio certo, a questo punto io alzo le mani. Questo l'abbiamo appurato oggi grazie a questo certificato. No, l'ho appurato il giorno stesso con il certificato e io la scuola l'ho lasciata. E io l'ho lasciata. Ma senza la mostrazione voi non avete fatto. No. Senza la tua azione la scuola è aperta. Il sindaco ha fatto una dichiarazione, la scuola è aperta da oltre un anno, anche senza il tuo. Però aveva detto che preventivamente a domanda della giornalista Maria Caterina erano state fatte tutte le verifiche e io ancora ad oggi non ho la documentazione di quelle verifiche. No, come no? L'ho detto adesso io. Ho detto le verifiche che vengono fatte nelle strutture sono di sesso strutturale, di degrado, rilievi di criticità e tant'altro che ti permettono alle scuole che sono sicuramente non adeguate perché sono strutture nate prima della legge sismica a poter continuare ad essere ancora strutture aperte. Di che cosa ne stiamo parlando? Quale certificato devi avere oggi nel 2022? Che certificato può avere oggi di una struttura fatta nel 1900? No, questa non è la propria certificazione, perché a me la certificazione mi è stata consegnata sabato ed è stata richiesta il 17 novembre. E la certificazione mi è stata consegnata. Ora c'è una sopra da oltre due mesi che gli uffici l'hanno preparata e nessuno se l'è andato a prendere. No, ci sono qua. Io ce l'ho qua. Io sono da qui. Quindi la scuola è aperta non a seguito di un'interpellanza da parte del consiglio, è aperta da settembre del 2020 che è là sotto e che sta funzionando senza nessun tipo di problema. E quindi questo attestato non dà assolutamente rilevanza assoluta a quello che ci permette di tenere come la scuola sopralluogo effettuato dal personale dei vigili del fuoco presso la scuola primaria di Chiaravalle Centrale, no? Misure con riferimento al sopralluogo effettuato dal personale di questo comando presso i locali in via Foresta del comune di Chiaravalle Centrale, temporaneamente adibito a scuola primaria nell'attesa del completamento del lavoro di adeguamento presso lo stabile di effettivo riferimento dell'istituto complessivo considerato, si ritiene di dover evidenziare che l'utilizzo, seppur temporaneo, dell'immobile è subordinato all'effettuazione di alcune misure. A tale riguardo si dà che al fine di proseguire con l'utilizzo sostitutivo dei predetti locali è necessario effettuare i seguenti adeguamenti. Il primo punto ve lo leggo e poi vi dico che cosa, qual è stata la soluzione risolta. Realizzazione di una seconda uscita di emergenza in corrispondenza del piano terra della struttura, assicurandosi che le due strutture di uscita siano a norma di legge. Allora, su questo primo punto, che cosa succede? Dato che sul lato destro della struttura c'è il CCP, come si chiama? CCPA, l'altra scuola serale. Che cosa succede? Che quel palazzo ha due scale che scendono tutte e due giù. Per impedire che ci fosse collegamento tra le due strutture, la porta era stata chiusa. In questo caso, dato che è una situazione temporanea, che non ha necessità quindi di andare a rompere il muro, togliere la presidenza o altro, basta aprire questa porta in modo che se dovesse essere utile, uno scende a sinistra, uno scende a destra e quelli che scendono a destra escono da questo, dove c'era l'ufficio di collocamento, da quella parte là. Quindi la seconda uscita intesa così. Garantire che i percorsi di esodo verso le uscite siano sempre mantenuti sgombri e privi di impedimento al deflusso, tipo arredi, materiali di deposito. Quindi, non va commentato.
installare le luci di emergenza lungo i percorsi di esodo qualora le stesse siano impegnate in orari pomeridiani o serali, integrare in modo puntuale la cartellonistica di sicurezza con particolare riferimento ai percorsi di uscita e all'indicazione di posizionamento dei presidi antincendio. Queste sono le tre cose che ci stanno chiedendo e dobbiamo fare. Quindi lasciare libere le cose, le luci se si fa scuola serale, e integrare in modo pure la cartellonistica, che è una questione gestionale. Infatti loro dicono che le misure gestionali per disporre e organizzare un sistema di gestione della sicurezza all'attività in parola, lo stanno dicendo alla scuola, non a noi, in parola, che coinvolga il personale scolastico, quindi formati il personale nel momento in cui c'è una via d'uscita e via dicendo quello che devono fare. Il suddetto personale, ha detto la gestione della sicurezza, dovrà essere idoneamente informato e formato sui rischi connessi con l'esercizio dell'attività nel momento che ci stanno. Il piano di emergenza delle attività dovrà essere aggiornato con i riferimenti del personale predisposto alla gestione della sicurezza. Sono tutti atti che il responsabile della sicurezza della scuola deve fare. Le misure gestionali citate nei tre punti precedenti dovranno essere garantite anche a seguito della realizzazione degli interventi di adeguamento di misura. Resta inteso che qualora si avesse intenzione di adibire in via definitiva la struttura scolastica, i locali siti in via Foresta di Chiaravalle, dovranno essere avviate le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica. Nel momento in cui decidiamo che la struttura dove noi la stiamo adeguando non diventerà più scuola, quindi fra 2 anni, fra 3 anni, fra 1 anno, e diventa quella una struttura, deve essere una struttura adeguata, adeguata a tutte le norme che devono prevederlo. L'antincendio così com'è, se porta più di 200 persone, quelle norme che sapete meglio voi che io. Questo documento ci mi dà la forza di assumermi ancora la responsabilità, perché nel controllo, ma non fatto dal comandante dei vigili del fuoco che potrebbe essere un commercialista o non so che era affiancato da un ingegnere strutturale che è venuto insieme a noi, e che come hanno finito qua se ne sono, sì, poi io ce lo vedo, così io finisco, se ne sono andati immediatamente, hanno relazionato al prefetto per sapere com'era la situazione, e il prefetto, per questo dico ringraziando a Dio, non ha chiesto sindaco, le devo parlare, ritorni qui e mi dice quello che bisogna fare. Quindi sa il prefetto che a seguito del controllo dei vigili del fuoco che hanno relazionato al sindaco del comune e al prefetto di Catanzaro qual è la situazione per poter tenere temporaneamente la struttura là sotto aperta. Io incrocio le dita, lo dico di fare tutti voi anche in solidarietà mia, e di andare avanti, perché il grande merito che noi abbiamo è quello che noi abbiamo tutte le scuole di Chiaravalle che le stiamo adeguando. È un periodo transitorio che ci deve dare la forza di continuare ad andare avanti, e degli immobili che Chiaravalle oggi ha, e che sicuramente, non in modo sconsiderato, e poi chiudo per non ripetermi perché non serve, era l'unica struttura vera che oggi ci poteva garantire il diritto allo studio dei nostri figli. Volevi accennare qualcosa? Solo giusto per dire che prima di insediare la scuola in questi immobili, noi non abbiamo fatto altro che fare l'indagine visiva, così come l'hanno fatto in Gelpoco, con il supporto specialistico di persone d'esperienza e ingegneri strutturali. Quindi poi è chiaro che dopo le visite, mancava il progetto della realizzazione del palazzo uffici, è stato regolarmente postato al giudice civile all'epoca della costruzione senza collaudo, però non ha seguito il collaudo come tanti altri immobili sul territorio, come il 70% degli immobili italiani, questo è un dato census, non è che sono dati di Pinocoli, quindi voglio dire, come tutti gli immobili dell'Italia, come altri punti. Chiaramente noi abbiamo votato anche altre situazioni, abbiamo votato anche l'appartamento di alcuni appartamenti che avevano con l'autostatica, avevano anche leggibilità, però era un appartamento con una classe di edificio diversa da quella che ci serviva, perché chiaramente non serve una scuola. A parte quello, si è messo in mezzo anche il Covid, perché chiaramente dovevamo adeguare i locali con i distanziamenti del Covid, eccetera, non c'erano appartamenti che potevano sostenere, diciamo, una classe di scuole militari. Le misure Covid, no? Purtroppo si è messo in mezzo anche questo. Di conseguenza la scelta è andata là perché, chiaramente, ripeto, con l'ausilio
di persone esperte, abbiamo valutato l'immobile che dal punto di vista strutturale non presentava assolutamente nessuna, neanche capitale. Chiedo scusa, che erano queste persone esperte, ma anche per saperlo. Sarà stata fatta una relazione? No, 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 cioè, non ci sono, non ci sono. Avete solo fatto un sopralluogo visivo, senza verbale, senza niente. Un sopralluogo visivo così come ha fatto il comandante di Gerpo. Cioè, un normale succede che accetta lo stato dei fatti, e della però no, esatto, voi fate, esatto. Cioè, oggi o domani succede qualcosa, voi eravate esonerati da responsabilità. Con quello ce ne sono dati. Quello non è un crollo stato. No, no, quella è una prescrizione. E allora no, no, è una prescrizione. Scusa, quella è una prescrizione. È una prescrizione alla scuola. Perdone, perdone. Perdone, proprio la prescrizione. Che lo dice il collo che ha anticipato era con loro, perché hanno dovuto fare il suo colore. Comandante, ha detto questo immobile non presenta assolutamente problemi strutturali visibili. Non la scrive. Qua c'è un problema preliminare, prima di mettere all'interno, allocare all'interno di quella struttura sì. I ragazzi e il personale didattico, voi avete fatto una verifica. Sono stati fatti dei No, mi date la soluzione? Cioè, la soluzione è che se non è buono non ci vanno i bambini. Esatto. E le mettiamo le gambe e dai sopralluoghi effettuati, come l'hanno effettuato i vigili, come l'ha effettuato l'ufficio tecnico, e là i bambini ci sono, ma di che cosa stiamo parlando? Che soluzione state dando al diritto allo studio dei ragazzi? Ora se permette non dirà anche le mie, perché qua si dice sempre una sola di verità e purtroppo in questa vicenda, come ho detto a Teleion, è stata spesso distorta, perché sono stati dei passaggi che sono stati passaggi ufficiali protocollati a queste enti e qualcuno li disconosce ancora oggi, e questa è una cosa gravissima, perché un sindaco che dice che non ha ricevuto gli atti pur essendo in indirizzo è una cosa grave, certo. Perché vuol dire o che c'è un'omissione dell'ufficio di protocollo e qua abbiamo un segretario, non consegno gli atti nel momento in cui non consegno, non sto parlando di... c'è un'interrogazione, attenzione, c'è un'interrogazione alla quale il sindaco è oggi all'ordine del giorno, e questo è gravissimo. Ci dovevano essere la risposta alle mie interrogazioni e alle interpellanze, non lo dico io, segretario, chiedo di leggere l'articolo 45 e 46 del regolamento del Consiglio Comunale di Chiaravalle. Che cosa dice? Che il sindaco ha l'obbligo di rispondere entro 30 giorni, se non lo deve fare alla prima seduta utile del Consiglio Comunale, cosa che non è stata fatta. E chiedo il perché non è stata fatta. E no, lo dice l'articolo 46. Non è competenza di consiglio comunale. Ho fatto un'interrogazione, sindaco. Ma non è argomento di consiglio comunale. Ho fatto un'interrogazione dove c'erano delle domande per specifiche e il sindaco doveva rispondere. Questa è la verità. Faccio così. Come no, segretario, chiede di leggere l'articolo 45 e 46 del regolamento comunale. E se io ho protocollato a quest'ente delle interrogazioni e delle interpellanze alle quali il sindaco avrebbe dovuto rispondere, visto che è un organo superiore. La consegna degli atti era solo la richiesta del 17 novembre. Poi c'è stato a dicembre un'interrogazione alla quale il sindaco avrebbe dovuto rispondere in questa seduta comunale, no, cosa che non ha fatto, e come no, scusate, consiglio con il fatto di interrogazione urgente trasmessa al Parlamento, legate l'evidenza, è un'interrogazione, è italiana. Non è argomento di consiglio. No, il tuo sono all'inizio. Per aver invitato di ritirare questo punto, l'ordine non ci può portare a niente. Vabbè, però si dice solo una verità, quella delle altre è sempre. No, chiedo scusa, vorremmo dire prima io. Poi parliamo tutti. Sentiamo regola.
se no, al esatto, esatto. Credo che sia giusto dare la parola come ha parlato il sindaco fino ad oggi. Allora, io ho fatto una richiesta il 17 novembre di accessorio. A quella richiesta io non ho ricevuto alcun riscontro se non sabato, dove anche con una sorta di presa in giro mi è stata trasmessa una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ed è d'accordo. E ora mi si vengo il perché mi si mette in PEC certificato conformità impianto idraulico e termico edificio di sito in via Foresta. Questo non è un certificato di una dichiarazione di conformità, caro, questa è una richiesta di allaggio del gas metano. C'è la richiesta di attivazione, questa non la potevo chiedere. No, l'hai scritto tu, non l'ho scritto io. Sì, l'hai scritto tu. È una dichiarazione di conformità, questa non è una dichiarazione di conformità, questa è la dichiarazione di conformità ufficiale, l'ho scaricata dal sito del ministero. Questo è un allaccio, una richiesta di allaccio. E qui vorrei capire, e chiedo al sindaco di sapere come mai è stata fatta una richiesta di allaccio e sono state attaccate per un anno le bombole GPL. Questo qua vorremmo capirlo, e se era una norma in quel modo messa, perché abbiamo fatto un'azione questo va chiarito, come funziona la storia delle bombe va chiarita. Credo che sia opportuno, visto che è stata aperta una discussione su questo punto, che sia chiarito anche in questo consiglio comunale. Poi anche ci sono state, visto che è stato tirato in ballo anche dal consigliere Neri, delle dichiarazioni che ha reso il sindaco e l'assessore esterno non eletto Cesare Di Leggi a Teleglione, delle dichiarazioni gravissime e contrastanti tra di loro. E oggi sono contento che il sindaco ha dichiarato ufficialmente in questa sede che l'unico responsabile è lui, mentre nelle riunioni e in altri contesti ha detto che io mi esoneravo dalla responsabilità. Cioè, chi la responsabilità non ce l'ho mai avuta. Io solo detto questo, visto che c'era una da parte vostra un'omissione, perché non mi trasmettevate nessun atto, l'unico organo competente ad intervenire in quel caso era il prefetto, e io ho interpellato il prefetto e gli ho detto: prefetto, qua non risponde nessuno. Ho fatto un'interrogazione che non è della segretaria, l'interrogazione è dire che l'articolo 45, segretario, vuole leggere l'articolo 45 e 46 in modo tale che i cittadini apprendano. Ho fatto sia l'interrogazione che l'interpellanza, tutti e due al sindaco. L'interrogazione consiste semplicemente nel domandare al sindaco se un fatto sia vero, se su di esso si è giunto in ufficio, quale informazione, se tale informazione sia ritenuta esatta o attendibile, se il merito si sia preso o si stia per prendere qualche risoluzione. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al sindaco da uno o più consiglieri. Articolo 46, risposta all'interrogazione. Il consigliere deve presentare un'interrogazione, può richiedere che venga data la risposta scritta. In tal caso il sindaco è dovuto rispondere entro i successivi 30 giorni alla richiesta. Negli altri casi la risposta sarà data dal sindaco, da uno o più assessori, da lui delegati, nella prima seduta utile del consiglio. Questa è la prima seduta utile. Ora voglio sapere, ormai non risulta. Perché non è argomento di consiglio comunale. Non è argomento di consiglio comunale la scuola, la scuola media, e non è argomento di consiglio comunale la ritornazione che riguarda la scuola media. Allora qua veramente si sta. E allora infatti diteci gli argomenti e si va anche oltre il regolamento comunale. Anche oltre il regolamento comunale. L'interpellanza è la stessa cosa. Le risposte vengono. Perché qua spesso viene confusa quella che è la verità. Non è giusto, non è corretto, è una vergogna assoluta. No, la vergogna è che No, perché c'è, allora, se uno rispetta le regole, deve avere anche rispetto di questa parte dell'opposizione che rappresenta il 47% circa dei cittadini di Chiaravalle. Non siamo dei ragazzini, siamo persone adulte che abbiamo e siamo responsabili di quello che dichiariamo e scriviamo, senza alcun problema, senza nessuna remora. E siccome in quell'occasione sono state date delle affermazioni, fatte delle affermazioni gravi, tra cui il sindaco, come dicevo poc'anzi, ha ammesso per fortuna che la responsabilità era sua, quando cercava sempre di dire, cercando di denigrare la mia persona,
dicendo che io mi esoneravo da responsabilità. Io responsabilità non mai avuto. Era solo facile scrivere. Era solo un problema. Facile scrivere. Ma era più facile rispondere. Doveva scrivere. Era più facile rispondere. Doveva scrivere. Era più facile rispondere. Ma perché il sindaco non ha risposto? Sì, io ho ascoltato in silenzio. Io ho ascoltato in silenzio, però dovete ascoltare anche voi. Sarebbe troppo comodo. E siccome, ripeto, sono state fatte delle dichiarazioni che io voglio che vengano riportate e alle quali porrò delle domande, perché è gravissimo quello che è stato detto. Il sindaco esce dalla scuola e dice: la scuola è sicura strutturalmente, non presenta criticità strutturali, non ha lesioni, dal controllo da parte dei vigili del fuoco, andremo ad aprire solo una porta, sono interventi gestionali della scuola e non del comune. Io voglio sapere se sono della scuola o del comune, perché successivamente il sindaco dichiara invece che su quella scuola vanno spesi dei soldi e che non devo parlare di buche. Cioè, cercando un po' di mischiare tutte le cose. Allora, spetta al comune o spetta alla scuola spendere questi soldi? Ma non la... No, no, spetta al comune o spetta alla scuola? Quando alla fine, quando mi va bene. E poi, tra le altre cose, c'era il fatto dei vigili del fuoco, del sopralluogo dei vigili del fuoco, sindaco. Vorrei sapere se era stato il sindaco preventivamente avvisato di questo sopralluogo. Deve finire. No, no. E poi c'è un interrogatorio. Io sto ponendo delle domande e delle dichiarazioni che il sindaco e l'assessore esterno non eletto Cesare Pileggi hanno dato all'emittente televisiva di Telegiù. Io posso rispondere per le mie, non te le spiego. E certo, arriverò anche a te, arriverò anche a te. E perché poi tanti devi assumere la responsabilità delle dichiarazioni. Ma no, sì, non è sì, sì, sì. È solo la responsabilità delle dichiarazioni. Non c'è nessuna. Ma sono sempre assunto. Io mi attengo a quello che ho sentito e ho estrapolato da un'intervista. E quindi voglio dei carini. Ieri sera sono uscito dal comune con un'ordinanza di chiusura di questa scuola. Voglio sapere come mai il sindaco la sera prima aveva predisposto un'ordinanza di chiusura della scuola e il giorno dopo invece decide di non farla. Vuol dire che forse c'erano degli elementi preliminari che lo portavano alla chiusura della scuola e poi perché non l'ha fatto. Questo lo deve dire, deve spiegare le ragioni che l'hanno portato all'ordinanza di chiusura. L'ha dichiarato lui, non l'ho detto io. Poi, altro aspetto gravissimo, il sindaco in più occasioni ha sempre parlato di denuncia. Voglio che in questa sede, che è il massimo organo istituzionale, dica che io non l'ho mai denunciato, che le azioni che ho posto in essere sono state delle richieste, ai sensi dell'articolo 240 della legge 91, sono state delle interpellanze e delle interrogazioni, richieste legittime, che mi spettano in qualità di consigliere comunale, perché distorcere la verità e far passare messaggi sbagliati nell'opinione pubblica è scorrettezza. Questo è il rispondo io. Non ho fatto alcuna denuncia. Deve rispondere il sindaco. Io ho chiesto al sindaco. Poi il sindaco dichiara di non aver ricevuto gli atti, e su questo già avevo detto prima. C'è un sindaco che nega l'evidenza, essendo l'indirizzo, essendo un atto protocollato ufficialmente al comune, trasmesso mezzo PEC, dice di non averlo ricevuto. Allora, o quasi prendono provvedimenti contro l'ufficio, che vuol dire che non gli passa gli atti, oppure deve dire il sindaco come mai non riceve gli atti. Penso che sia un fatto grave. All'assessore esterno, Cesare Pileggi, io sono curioso di sapere, e deve dichiarlo, a quale attentato si riferiva. Perché ora tu lo devi mettere a verbale, poi io acquisto il verbale. E guarda che non è niente di tu quello che deve fare. No, ha fatto una dichiarazione ben precisa in veste di assessore. Non l'ha fatto in veste di assessore. Io ho ascoltato in silenzio e voglio che gli altri ascoltino in silenzio, ma ho fatto che poi rispondono. Siccome ho capito che hai anche la dote di leggere nella mente delle persone, hai detto anche che hai demolito un mio sogno,
Ora voglio sapere pure qual è questo soldo, perché è importante sapere, visto che sono state passate troppe, troppe notizie distorte in questa vicenda. Questo è quanto. A posto, ci siamo. Deve intervenire qualcuno? Sì, colgo l'occasione anche io, visto che siamo nell'argomento, per capire bene la situazione riguardo le famose bombole, visto che noi abbiamo visto questa richiesta di riattivazione. Sì, ma là c'è un'attestazione di conformità dell'impianto dal rilasciare l'essenza della deliberazione. Partiamo dall'ultima risposta. Altro, riattivazione. La legge del processo orale che ha portato all'allaccio per qualche mese fa. No, aspetta, finisco. Dico, allora, visto che poi l'allaccio è stato fatto a gennaio, la scuola era lì già da un anno, qualunque sia la verità, di sicuro è stata fatta la scelta più onerosa per l'ente, perché di sicuro, che non c'è dubbio che il GPL costa più del metano, oltre a rappresentare un pericolo notevole rispetto all'allaccio del metano. Quindi, che facciamo le sfilate per l'energia, poi consumiamo in maniera abnorme, spiegatemelo come funziona questo meccanismo. Allora, quindi, posso dire... No. Gli enti pubblici, chiaramente come sappiamo tutti, sono legati a Consip per quanto riguarda il fondo di gas, di energia elettrica, telefonia e quant'altro. Noi eravamo legati a una società che si chiama Green Network, perché Consip ha messo a disposizione questo pacchetto per gli enti pubblici e noi siamo andati a finire su questo Green Network, perché era quello più vantaggioso per tutto il territorio, per tutto il territorio nostro. Quindi di conseguenza noi eravamo obbligati a fare la richiesta di allaccio al metano al Green Network. Abbiamo fatto la prima richiesta, è stata esaminata, abbiamo integrato, abbiamo... questa richiesta a un certo punto si è fermata. Abbiamo fatto i solleciti, questa Green Network non riusciva. Abbiamo pure cambiato interlocutore, perché noi avevamo un interlocutore, che era quello che si occupava del comune di Chiara Valle per controllare. Abbiamo telefonato, dice sì, stiamo esaminando la richiesta, c'è qualche problema, cioè, alla fine praticamente abbiamo perso, non lo so quanto, un anno, non lo so quanto abbiamo perso, perché il network era in fallimento. E noi non avevamo la possibilità di andare a un'altra società a chiedere. E quindi di conseguenza per dare la possibilità comunque di trattamento abbiamo pensato a questa alternativa, che è stata un'alternativa un po' così, possiamo discutere. Però è nato tutto da questo. Fin da quando non abbiamo scoperto che questa Green Network era liquidazione, noi attendavamo questo esito positivo della pratica. E non solo, eravamo anche collegati ai due rete gas che poi è chi allaccia materialmente sul territorio, dice no, vi deve mandare ancora il documento Green Network, perché voi vi dovete relazionare con loro, perché è il vostro fornitore. E praticamente alla fine, quando abbiamo scoperto questo, ed è venuto ufficialmente fuori il fatto che siamo andati a intercettare un altro ditta che nel giro di poco tempo insomma ha fatto quello che doveva scendere, che rischi enormi. Però purtroppo noi siamo arrivati, il pubblico purtroppo non può andare direzione di sai, no, non la voglio più da te, dammela tu. Purtroppo abbiamo dovuto aspettare e fare le procedure per una stessa cambia informale. Un altro. I bambini non so perché hanno. No, non sì, appunto, le bombe erano lì. Infatti vince il po', quando sono venuto sono andato a cercare le cucine. Le bombe. Dice, vediamo dove sono le cucine, perché queste bombole così pericolose. Ma non c'è. Ah, perché qua non c'è la cucina. Ah, perché non c'è la rizzo dove si cucina, no. Tra di che qua stiamo parlando? Ma. Come sarebbe, quindi no, erano così preoccupate di queste bombole che servivano una mensa e quindi erano a servizio di una cucina e non di riscaldamento, che adesso non entro nelle cose tecniche perché non lo so, le portate della caldaia o meno come controlli, non è, comunque non è stato neanche oggetto di altri, perché solo questo lo so. Allora, l'assessore. Ma quindi c'erano ancora le bombe, no, dentro di lì? No, allora, che, non male. No, ma le bombe, se non c'erano. Le cercavo, perché tanto che avete scritto, e le tengo anche voi. Ah, beh, c'erano prima, dai. Lì, a Calandaro. C'erano prima, però. Non possiamo dire che non c'erano. Quando c'erano le bombe o no? Tanto che avete scritto, avete parlato delle bombe o altro, vicino a tutto, preoccupati perché a scuola andavano a cercare dove era la cucina. Che era servizio perché per la caldaia quelle bombe c'erano, potevano anche rimanere e non c'erano problemi di nessun genere. La nostra richiesta si parlava di riscaldamento. Ma
Posso finire? Perché altrimenti sembra sempre che ripetiamo le stesse cose. Il punto numero 7 è un punto che oggi è il cattivo della discussione. Questo è certo. Com'è certo che se il sindaco dice che nelle vesti di minoranza avete sempre chiesto documenti e vi sono stati dati, giusto, o non vi sono stati dati in passato, è anche vero che se alle richieste del consigliere Maida e alla nostra richiesta di convocazione alla conferenza dei capigruppo e poi di consiglio immediato su questo argomento si fossero rispettati i tempi, forse oggi tutta questa discussione e tutta questa questo astio e questo sentimento aggressivo non si sarebbe manifestato, perché il consigliere Maida avrebbe avuto i documenti step by step come li chiedeva e come il regolamento prevede. Noi avremmo partecipato all'argomento e magari avremmo saputo prima come si stava evolvendo e dove stavamo andando a parare. E invece ci troviamo oggi, a distanza di tutto questo tempo, che questo non accade. Sembra quasi che quando parlate con noi, sembra quasi che ci deridete. Allora, io dicevo prima, nel fuori onda, e adesso siamo in onda, che non si riesce a capire come bisogna fare. E sembra quasi davvero che da questa parte ognuno di noi debba andare in analisi. Perché se chiediamo... E di partecipare e di aiutare su argomenti importanti non ci viene data nessuna risposta e non ci considerate proprio e convocate il consiglio dopo 4 mesi. Se invece chiediamo documentazione, alla documentazione non si risponde. Nel momento in cui veniamo qua, piuttosto che affrontare il punto all'ordine del giorno, si ritorna su vicende che appartengono ad un gruppo politico, giusto, per carità, ma non sono all'ordine del giorno. All'ordine del giorno c'è semplicemente la richiesta di 3 gruppi che in quel momento non avevano chiara una vicenda nel bene collettivo, ne volevano prendere atto, volevano tendere una mano e cercare di capire cosa stava accadendo. E invece io capisco che è la strategia politica, io capisco che venire qua dopo tot tempo a ridiscutere, riapre di nuovo il faro su... l'assunzione di responsabilità e su tutto, io lo capisco che questa è anche politica, però a fianco a questo volete farci partecipare alla vita democratica del paese, perché altrimenti davvero si rischia di andare in analisi. Poi il passaggio sulla questione della PEC, che senso ha? L'avevamo chiusa nell'altro punto. Ribadire oggi e ribadire al punto successivo che abbiamo fatto a mancanza non visionare il 20, chiediamo scusa. Io personalmente mi sono sempre assunta la responsabilità di tutte le cose fatte. Ho anche ammesso quando in alcuni passaggi di carattere politico ho commesso un errore e l'ho anche detto in maniera pubblica, senza timore, sulle scuole o su altro. Penso che siano stati pochi i passaggi sui quali mi devo assumere responsabilità di aver sbagliato, ma su quelli dove sbaglio, dico di aver sbagliato e lo dico in consiglio comunale, assessore Foti, non dico all'assessore qua accanto che deve rispondere nell'altro luogo dove si è manifestata la discussione, io rispondo qua e lo affermo qua se ho sbagliato ed è accaduto e l'ho ammesso. Oggi però siamo su un altro punto, è un'altra agenda. E se per favore riusciamo a mantenerci sull'ordine del giorno e ci volete dare un po' delle nostre prerogative, ci volete dare quello spazio giusto che la comunità ci ha dato, ve ne siamo grati. Devo intervenire. Allora, posso rispondere? Sì. Allora, prima di entrare nel merito delle domande del consigliere Maida, ovviamente cerchiamo di capire che cosa ci dice nell'interpellanza, quelle che mi riguardano. Lui dice: è arrivato questo assessore esterno dalla Luna, non eletto, ora ha una delega alla pubblica istruzione, insomma, ok, eccetera. Partiamo dal principio di competenza e di rappresentanza, dovresti spiegarlo tu a me. Gli incarichi politici, questi tipi di incarichi politici, sono degli incarichi di rappresentanza, non di competenza. È ovvio, questo è ovvio. Gli incarichi di rappresentanza che servono, per esempio, che ne so, nel passato a nominare, che ne so, il dottore Sanzio dei lavori pubblici, è quello
e Calzani a nominare Luciano Sanzo da pubblica istruzione, a nominare un sindaco con la quarta superiore. Quelli sono i principi di rappresentanza, vuol dire che chi è eletto, chi non è eletto politicamente, ma viene nominato, abbiamo visto anche l'assemblea regionale della Calabria, rappresenta, è libero a rappresentare, non deve per forza avere delle competenze. Lo diciamo pure a chi ci ascolta dalla TV, perché pensano che per fare l'assessore comunale ci vogliono dei requisiti, e non ci sono questi requisiti. Tuttavia, questo sistema a cosa ci ha portato negli anni? Già con l'esperimento della scorsa legislatura e con oggi. In campo contemporaneamente c'hai 8 consiglieri delegati che mantengono tutti la delega per 5 anni, c'hai un assessore esterno, 3 assessori e un sindaco. Quindi ce l'hai tutti in campo contemporaneamente. Come io non mi aspetto che tu possa fare questo passaggio, perché ovviamente come succedeva, prima che succedeva, i primi 4 anni facevano gli assessori, arrivederci, e grazie, se ne parla tra 5 anni. Ora, riguardo le problematiche tecniche, perché c'è un passaggio dell'interpellanza dove in realtà tu continui a chiederle a me, ma io non ho né le competenze per poterti dare quel tipo di informazioni, né tantomeno te le posso dare. Ringraziando Dio c'è un ufficio tecnico che se ne occupa. Passiamo all'attentato, che è una delle domande che tu mi fai. Io ho fatto lo scientifico, ho avuto dei grandi professori. Ovviamente quello che in inglese sono le espressioni idiomatiche, in italiano sono le metafore, servono a dare luce ad un significato di una parola che grammaticalmente non è corretta in quel contesto, è ovvio. Per esempio, si è rotta la macchina, ma che accidenti, si è rotta la macchina, catastrofe. In quel caso è una metafora, perché non vuol dire che è una catastrofe che si è rotta la macchina, ma si usa questo termine, attentato, che non è usato in termini grammaticali. Ritorniamo a Treccani. Sono d'accordo. Sono contenta. Questi sono delle continuiamo figure. Ancora ad apprendere. Quindi, la metafora serve a questo. Quindi lo dico proprio. L'altra domanda che tu... Scusate, Marcia, perdonami, ma tu non te lo puoi ricordare perché non c'eri. Ero lì seduta. Era una cosa simpatica. Lo so che... ma è una cosa simpatica. Lo so che siete... Che Pina rideva, vedi? Sono una cosa simpatica. Siamo malissimi, state ragazzi. Allora, l'ultima parte che tu mi chiedevi riguarda il sogno. Allora, io lo interpreto così, la parte del sogno. Se io faccio... me l'hai chiesto tu, il sogno. Me l'hai chiesto tu. E io lo interpreto così. Se noi partiamo dal fatto che tu, dopo una serie di interpellanze, insomma, ricorri addirittura al prefetto, ai vigili del fuoco, per quanto mi riguarda, quello essendo di fatto, impropriamente una denuncia, ma di fatto una denuncia, è normale che quello potrebbe certificare un sogno per me. La sto dicendo io, per cui lo sto interpretando io. Poi, se tu invece mi vuoi dare una spiegazione di quello che io ho voluto dire, io te la ripeto, non ho problemi. Però questa è la mia spiegazione, che tu la accetti o che tu non la accetti. Ora, mi è rimasto impresso quello che ha detto la consigliera Neri del primo consiglio comunale. Vorrei sentire parlare gli assessori, ok? Ma io vorrei sentirvi parlare di cose serie. Non di queste stronzate, di cose serie. Questa è una cosa molto seria. No, perché l'analisi grammaticale non è una cosa seria. Quando uno sta dicendo attentato, è normale che non si può riferire a un carro armato che fa la scuola. È logico. In italiano esistono le figure retoriche anche per questo. In italiano esistono quelle figure lì, in italiano. Oggi vorrei dalla prossima volta, dal prossimo consiglio, cercare di parlare di quello che noi stiamo facendo, che abbiamo già fatto per la scuola, perché sono stati presentati dei progetti, sono state presentate un sacco di cose. Parliamo di quello. Oggi spero di dover chiudere questo argomento di assessore esterno non eletto, ok? Nessuno ti può dire nulla. Io ho preso 184 voti, più di quanto ne hai preso tu, che non sei misurato. Hai avuto il posto in eredità o in dote? Una volta si lasciava la dote, a te ti hanno lasciato il posto di candidato sindaco. E dici a me, non eletto esterno, con 184 per 30 voti validi. È assurdo. Assolutamente, in questo caso assurdo non vuol dire assurdo. Non ho detto nulla di
di strano. Per quanto mi riguarda, credo di aver concluso. Sulla mia figura non ho dato una risposta. Della prossima volta si posso. No, non sto parlando nemmeno delle chiacchiere da bar che mi hai detto tu. Perché sennò apriamo un argomento e prendiamo 12 ore sul ruolo che hanno i bar nella società, sul ruolo che hanno le persone che frequentano i bar nella società, non un mese di 5 anni. Ok? Ma chiudiamolo qua, per quanto mi riguarda è chiusa. Allora vediamo la prossima volta se possiamo parlare di cose serie. No, volevo rispondere sul punto che diceva il consigliere Maida, che la sua non è una denuncia, la tua è una denuncia a tutti i cittadini. Perché tu non distingui la diffida da una denuncia. Perdonami se E nello ho fatto fare brutta figura richiamando il regolamento dell'articolo quando ha parlato dei verbali della seduta precedente, perché avrei dovuto dirle guardati l'articolo che non è quello che dici tu, ma io ho evitato di farti fare brutta figura davanti. Ma io non vivo negli uffici pubblici come te, io sono qui a seconda volta. Tu sai il ruolo, non sei per dire così. Quindi è il tuo lavoro, devi sapere se devi sapere. Hai un uffico pubblico, devi saperla certe cose. Io lo faccio, sono un professionista, al mio secondo consiglio comunale. Non devi sapere come consigliere. Non ne so niente nulla. Ho detto un'altra cosa. Ho detto che sei un candidato a sindaco e il regolamento di come funziona il consiglio comunale lo devi sapere. No, ti sbagli di grosso, perché io ho chiesto però al sindaco in persona, o mi sbaglio? Come dobbiamo comportarci per il verbale? Mi sbaglio sempre. Mi pare che sia stato chiaro. E quindi perché? Dov'è l'anomalia di chiederti di persona? Così come ho chiesto al segretario. Così come ho chiesto al segretario. Quindi siamo liberi di non sapere ancora. Non abbiamo ruoli pubblici forti. Tu hai chiesto un accesso agli atti di una serie di documenti, esatto, e non sono stati lasciati. Hai sollecitato sbagliato. Ho fatto un'interrogazione al sito. Ok. E non sono stati lasciati i documenti, giusto? Nei documenti e nella risposta. Ok. A nome del regolamento che il terzo passaggio qual è? Ho investito il prefetto. Ma tu chiami di fila, quella è una denuncia, perché tu non hai di fila, allora parlo io, no, non parlo io. Tu, rispondi tu, devi leggere solo quello che c'è, perché tu non ti sei rivolto alla massima autorità, che in questo caso è il prefetto, dove gli ha chiesto solo che Pino Bulli, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico, non ti hanno lasciato questo, quindi non mi sono dato. Certo. Perché... quello facciamo pure. Aspetta, tu sei andato oltre. Tu hai invitato un organo che ti è portato a controllo. E questa è denuncia. Invitato. Non è diffida. È denuncia. No, si chiama denuncia. Mi dispiace. Mi dispiace. Mi dispiace. Mi dispiace. No, è dissenso. No, mi puoi trovare d'accordo. Non posso trovare d'accordo. Non ti posso trovare d'accordo. Perché io vado ad investire attraverso l'interfaccia. No. L'organo preposto. No. Visto che non ho detto. Non hai investito, ti ho fatto parlare. Sì, sì. Tu non hai investito la massima autorità che Sua Eccellenza il Prefetto su una problematica di non rilascio di atti d'ufficio. Tu hai investito un'autorità che è il comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro, ma non gli hai detto, vedete che fino con lì non mi ha dato via. L'hai invitato a venire a controllare. Quella è denuncia. Se io oggi esco da qua e scrivo a Pino Bulli in qualità di responsabile del settore finanziario tecnico e dico che a casa tua si stanno eseguendo dei lavori, per Pino Bulli la mia è una denuncia, o ne è una difficile. Ma quella è un'altra cosa. No, ma come no? No, perché sì, non è denunciato praticamente. Tu hai invitato gli organi di stare posti, non si rivolgere a me. No, non ti rivolgere a me.
che io sono seduto lì per molti anni e sono che tu mi hai Facciamo attenzione, ritorniamo. Ma tu è del mio. Una denuncia investendo il prefetto e il vigile del fuoco a venire qui a verificare determinate situazioni, io ho detto a questo punto io perdo quello che era la mia responsabilità e quindi a questo punto mi vedo costretto nel momento in cui il prefetto interviene a dover chiudere la scuola. È stata ritirata perché? Perché il controllo del vigile del fuoco ha dato conforto a quella tesi che quando sono state fatte là sotto lavori, ci sono stati sopralluoghi, sono stati fatti sopralluoghi visivi di quella che era la struttura che mi dava la responsabilità e la tranquillità di poter andare avanti, mi hanno fatto fare in modo di poter annullare, perché per me è troppo facile, signori miei, lo sapete, e non è possibile una cosa del genere. Io prendo, mi caccio la responsabilità, alzo l'ordinanza e chiudo la scuola, però devo avere anche da sindaco, io, la competenza di dover garantire ai nostri figli il diritto allo studio. Mi ritrovo in una forbice tale da capire quale strada seguire e ve l'ho detto e ve lo ripeto che quella struttura così com'era, con il conforto anche della supervisione da parte del vigile del fuoco oltre che dell'ufficio tecnico mio, mi tranquillizza a poter andare avanti incrociando quotidianamente le dita fino a quando noi non riusciamo a definire questa pratica. Ecco qual è il motivo perché oggi quell'ordinanza non è stata emessa, perché se il vigile del fuoco mi diceva ma l'avete vista, ve ne siete accorto che là sopra c'è una lesione tale che potrebbe avere delle situazioni tali, hanno confermato che cosa? Quello che già era stato verificato. E il Bullin prima ha detto una cosa fondamentale: abbiamo fatto sì, mettendo i nostri ragazzi in quella struttura, di metterli con tutte le norme Covid che erano previste, e non sottolineo, lo sottolineo questo, perché poi la televisione la vediamo tutti, abbiamo visto scuole dove i ragazzi erano nei sotterranei, nelle caldaie a fare scuola, pur di avere il diritto dello studio e di dover andare a scuola, li mettevano alla qualunque. Noi abbiamo dato dignità investendo soldi in una struttura che non si era così pazzi da padre di famiglia da mettere i nostri figli in una struttura che poteva essere a rischio. Io questo continuo a dire che deve essere capito anche da voi, e che non serve evidenziare delle situazioni tali che non portano a niente, ma che possono portare con quel tipo di intervento a situazioni che poi un prefetto se ne può fregare di Chiaravalle, i vigili del fuoco se ne possono fregare di Chiaravalle, alla fine si cacciano di alcune responsabilità e ti dicono sindaco, la responsabilità è tua, io noto che c'è una situazione che non va, a questo punto agisce, ed è chiaro che devo agire, però tutti gli atti che oggi io ho sono l'ufficio tecnico, un sopralluogo effettuato che mi danno la garanzia di andare avanti. Io mi auguro che quello che a noi ci tranquillizza è quello che sta succedendo oggi alla scuola media, che abbiamo già un adeguamento sismico fatto, un adeguamento che permette ai nostri ragazzi di poter continuare ad andare in una scuola sicura. Questo noi oggi come Consiglio Comunale dobbiamo auspicare, di superare questa fase transitoria, questa fase che oggi vedi i nostri ragazzi in immobili che li devono accogliere per avere
innanzitutto che cosa? Il diritto allo studio, lo continuo a ripetere, mettete perché il sindaco ha questo compito, deve garantire ai ragazzi del proprio comune il diritto allo studio, mettetelo come base fondamentale, quindi creare tutte quelle condizioni necessarie. L'altra condizione, se vogliamo essere così particolari nelle azioni, non mi voglio assumere le responsabilità, domani chiamiamo la protezione civile, lo decidiamo adesso stasera qua con il consiglio comunale e mettiamo le tende nel campo sportivo. Siamo tranquilli, state tranquilli che io dormirò sicuro e tranquillo, perché non ci sono problemi. Se invece siamo amministratori, ci siamo candidati, perché ci dobbiamo assumere delle responsabilità, le responsabilità vanno assunte e io me le sto assumendo e vi chiedo di starmi anche voi accanto in una situazione del genere per superare la momentaneità della situazione che noi oggi stiamo vivendo, né più e né meno. Quindi di andare ancora avanti, non ci stanno oggi elementi tali che mi possono portare a fare subito un'ordinanza di chiusura, perché manca quello che il consigliere Maida chiedeva, che non gli veniva consegnato, e il consigliere, l'ufficio tecnico sa, l'ufficio finanziario sa e sanno che noi non abbiamo, e chi c'è stato già negli anni precedenti non hanno mai avuto l'invadenza da parte di chi oggi sta seduto da questa parte a dire non consegnate un altro, si sono chiusi, vi siete chiusi nelle stanze con loro, chiedete quotidianamente quello che volete, prendete atto, visione di tutti gli atti, di tutti, e se ci sono altri che c'ho io, venite, chiedetevi e ce ne avete nell'immediatezza per quello che mi compete e che c'ho io, e non ve lo sto qua a dire e non mantenere. Gli atti che c'ho io non ci sono problemi, gli atti gestionali, le determine, io non ne ho responsabilità, ci sono pubblicate, e se non sono pubblicate le volete cartacee, volete vedere atti, sono nella vostra disponibilità, non lo sto più a dire. Quindi gli uffici presi dal lavoro, presi non so da che cosa, non le hanno consegnato o altro, alzo le mani. Io vi invito ancora una volta, avete una figura fondamentale a capo del personale, a garanzia di quello che succede, che è il segretario. Il segretario è qua, ringraziando Dio più volte anche a settimana, e utilizzatelo insieme a lui, chiamate, andate, capite quale può essere l'argomento che si può portare. Quelli che io ho avuto come atti, e continuo a dirlo, io nell'immediatezza, quelli che mi sono stati dati, vi invito di chiedere agli uffici, hanno là sopra la data che io l'ho ricevuto e la richiesta ai miei uffici di dare riscontro immediato. Se sono gli altri che devo averli io, non si può fare, ritengo, di chiedere sindaco, tramite te vogliono avere gli altri. Non si può fare, se si può fare, fatelo, utilizzatemi se io posso essere utile. Alla consigliera Neri, sai gli ultimi anni che abbiamo vissuto una situazione drammatica. Con le nostre porte, sempre, lo continuo a dire, sempre aperte, ad accogliere tutti i suggerimenti che potevano essere utili alla nostra comunità. Non c'è mai stato un muro che ha bloccato il consiglio o lo stare vicino all'azione amministrativa. Lo abbiamo fatto mettendo anche i dubbi, chissà di che cosa si andava a costruire nello stare insieme. No, eravamo un sindaco, una consigliera o chi veniva a bussare, a chiedere quello che oggi stiamo parlando oggi, il diritto allo studio dei nostri figli in presenza, lo abbiamo affrontato con serenità, senza nessun tipo di invadenza da parte della minoranza o di prepotenza da parte della maggioranza. Siamo sempre, e lo continuo a dire, siate voi, come l'altra mattina siete venuti, non è che c'è stata da parte mia, ci scontriamo, ci denunciamo, ci attacchiamo su questo. Io sono stato sindaco, voi siete stati consiglieri, probabilmente noi usciamo da questa porta e ognuno di noi ricopre il ruolo che ha, ci continuiamo a beffeggiare su Facebook o tant'altro, però io la ero sindaco, voi eravate consiglieri, ci siamo seduti e abbiamo parlato in un modo così sereno, così tranquillo, ci siamo scambiati così tanti, o sbaglio? Dite se non è vero. Quindi per dire il ruolo mio istituzionale, che non è né di arroganza né di prepotenza, ci siamo insieme. Siamo stati là un quarto d'ora a parlare del più e del meno e di tante cose con serenità. Là ero sindaco, probabilmente dopo un quarto d'ora ci siamo visti al semaforo e neanche ci siamo salutati, non per colpa mia, manco nostra. Faccio in generale. Manco nostra. Per questo dico, quindi siamo sereni in questo senso. Da parte nostra
non c'è e non ci sarà una chiusura da parte di chi vuole lavorare per il proprio comune. Se no, per me potrebbe anche essere facile, dopo la vittoria che ho ottenuto, a chiudermi a Riccio, ma non mi serve. Non mi serve. Noi lavoriamo per la comunità tutta nostra, per tutta la nostra comunità. Io i problemi che vedete voi li vivo io, li vivono i miei, facciamo di tutti per poterli risolvere. Poi è chiaro, l'opposizione è facile farla, l'ho fatta anche io, è la cosa più bella della politica, l'opposizione. Però io dico, l'opposizione deve lavorare anche per poter poi un giorno amministrare e quindi capire cosa significa oggi evidenziare un qualcosa e poi capire che soluzione sto dando io a quel problema. Io ho fatto un esempio prima. Prima del 5 di ottobre nessuno ha parlato della scuola alla Foresta, nessuno ha parlato delle bombole che erano lì, nessuno ha parlato di niente. Molto probabilmente, se le cose andavano in modo diverso, ci si trovava a gestire quella situazione che era lì in forma di garanzia per tutti quanti. Se questo qui non era possibile, neanche un suggerimento anche dell'amministrazione precedente a dire, perché fino a giugno siamo venuti qua in Consiglio Comunale, che pazzia hai fatto, perché molto probabilmente erano anche persone responsabili, persone che sapevano, non che volevano il male dei bambini di Chiaravalle, sapevano che quella era la soluzione sicuramente più idonea per tenere i nostri figli là ed era la situazione più sicura per tenere i nostri bambini là. C'è stato un consiglio che da settembre del 2020 fino a settembre del 2022 è stato qui e non ha mai evidenziato quello che purtroppo è emerso adesso e che poteva portare ad una responsabilità di altri ordini che venivano investiti a prendere una decisione per noi. E io mi sarei trovato, chiudo, in una situazione drammatica, perché si chiudeva una struttura per io poi avrei dovuto garantire, lo ripeto, il diritto allo studio dei nostri ragazzi. Non mi potevo sottrarre da questa situazione perché è previsto dalla legge e dovevamo a tutti i costi garantirlo, come lo garantivamo sicuramente nell'interpellanza, nell'interpello, nell'interrogazione, e intanto non ho visto una soluzione per poter uscire da questa situazione che si è venuta a creare. Una frase allora, tecnica, ma proprio brevissima. Abbiamo parlato, così è, sì. Non serve, perché sennò poi alla replica. Ma brevissima, giusto, solo un chiarimento, perché è giusto che anche ci stanno. È proprio breve, perché è giusto, siccome si è parlato sempre dell'interpellanza, ma spesso sono stati messi Mimo, degli atti intermedi. Cioè, io quello che voglio che oggi si prende anche atto, e anche tu magari dalla parte tua dici: io ho ricevuto un'interrogazione alla quale non ho risposto, il consigliere Maira per punto è andato al prefetto, cioè potevi rispondere, allora, solo questo, una cosa importante, e per caso nel rispetto dei ruoli e anche di quello che prevede il regolamento. Allora, una cosa importante che mi ricordava il consigliere, l'assessore Foti, io non sapevo che i vigili del fuoco venivano, non lo sapevo. Infatti possono essere testimoni, mi dispiace per qualcuno che era qua che poteva essere testimone di questo che ti racconto come vicenda familiare, e si sono trovati i vigili da sotto e cercavano di mettersi in contatto con me, e io non avevo il cellulare perché ero qui, stavamo parlando, c'era Teleghioni pure presente per i fatti propri, vi dicendo, e addirittura la vice preside era preoccupatissima perché la preside non rispondeva, a me non riuscivano a mettermi in contatto. Loro che erano là sotto, che giravano, la segretaria, la direttore generale, aveva pensieri di non bisogno di questi, nessuno. Come lo dovevano preventivamente. Per questo dico che è una denuncia. Per questo ti dico che è una denuncia. Quelli hanno ricevuto una vera e propria denuncia, se no, o sindaco, guarda che domani vengo e io vado e me la sistemo e vedo che siete stati è una cosa assurda, che mi avvisa che è questo è chiaro che era proprio, essendo, tornando a dire, chiamiamolo come volete, è chiaro che nel momento in cui lo ricevono hanno quindi un sopralluogo e non mi avvisano, guarda che ti vengo a controllare se hai questo qua, io se sono in colpa vado allo sistema e lo metto a posto, quindi nessuno di noi sapeva una cosa del genere. Però bastava rispondere all'atto intermedio che era l'interrogazione di dicembre e oggi non stavamo discutendo di questa, nel rispetto del ruolo. Allora, grazie.